La prima è questa, di essere anzitutto escluso, noi diciamo escluso, e diciamo una forma di liberalismo molto particolare. Intanto è un habitat, è una memoria. E è per questo che prima di cominciare dei lavori in senso proprio stretto, io darei la parola al dottor San Giorgi che ci fa un bellissimo saluto, poi ci lascerà, ma era veramente per me molto importante sentire la voce di qualcuno che è erede di spazio. Benvenuti a tutti naturalmente. Venendo qui stamattina pensavo, che cos'è che ci fa venire qui poi un sabato mattina, di una giornata famosa come questa? Credo che ci unisca qui la stessa passione civile del nostro paese e la stessa preoccupazione per come vanno le cose nel nostro paese. L'ultimo orario stamattina, tutti i dati del visto che parlano di una percentuale di disoccupazione che va dal 30%, un giorno di poi senza lavoro, cifre davvero spaventose. Allora, che cosa facciamo rispetto a tutto questo? Noi cerchiamo con il nostro lavoro, con le nostre iniziative, con la nostra produzione politica e anche culturale, di fornire ai decisori degli strumenti per risolvere le nostre situazioni. Io credo che anche stamattina sia tutto questo, visto che tra i tanti temi all'ordine del giorno c'è un aspetto che riguarda le misure di custodia cautelare. Ecco, mi riferisco solo a questo aspetto qui, vicino a questo aspetto qui. Pochi giorni fa la Camera è stato presentato un documento agghiacciante, un video filmato sulla situazione dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari italiani. Non so se qualcuno lo c'era, io c'ero, ho visto quell'immagine. Credo che io ho fatto fatica, non so, sono andato a casa a constatare che la mia casa sia pulita, con il bagno sia in ordine, come si possa mangiare un clima moderno, ma insomma di eccezionale dignità. Era un inferno. Allora, che italiani come noi vivano contemporaneamente con questa dimensione dell'inferno, dimenticata, questo è allucinante, è impossibile, è intollerabile. Ecco, allora, penso che tutti noi, con il nostro lavoro, non risolviamo direttamente quel problema, ma dobbiamo aiutare il meccanismo degli incontri, delle passioni, delle decisioni del paese ad arrivare lì, ad arrivare in quei luoghi spaventosi, cui i nostri concittadini, con un fine ben a mai, perché purtroppo poi non si sa chi verrà fuori da lì, vivono queste condizioni. Faccio riferimento a questo, perché voi parlate di un tema che insomma coinvolge in qualche modo anche questo, ma credo che sia un momento così di ripresa, un nuovo governo, una nuova attività, un nostro modo di far sentire la voce, perché insomma si vive in condizioni non solo più democratiche, ma anche più dignitose e più umane del nostro paese. Grazie. Grazie a questo. Da un'analisi, ma non fare un'analisi, ma fare proposte concrete.
addirittura dell'introduzione di Vincenzo Olita, che sarà il punto di partenza. Io darei la parola ad una persona che quando tu dici dimmi di un liberale, questo è Valerio Sandrozzi. A te la parola. Grazie molto Mario. Sono venuto soltanto per chiedervi scusa perché alle 10:15, ossia inaugura a Montemario, che è antichissimo, la casa di Ernesto Nafra. Io ho dato da tempo, mesi, la promessa di esserci, e mi sembra che questo sia tanto più doveroso nel momento in cui la città di Roma Capitale si confronta con problemi di amministrazione che sono drammatici agli occhi di tutti, e quindi mi pare che sia proprio nel senso di dire al nostro Presidente nel dare sul concreto, molto importante rivedere l'esperienza del più grande sindaco che la capitale abbia avuto nella sua storia unitaria. Perciò me ne devo andare subito, ma spero che a Montemario le cose non siano troppo prolungate e forse di poter ritornare prima della conclusione del giorno, a cui avrei avuto molto piacere di partecipare proprio per ascoltare le voci dei vari amici che rappresentano il disperso mondo dell'associazionismo liberale. Però sono voluto così mancare ugualmente sia per l'amicizia con la nostra Presidente, con Vincenzo Olita, e sia perché credo davvero che questa iniziativa sia una cosa giusta, importante, seria, a cui dobbiamo dare tutti quell'apporto che sia possibile, perché dico soltanto il perché in un minuto. La Fondazione Naudi, di cui sono stato per tanti anni presidente, qualche volta ancora me ne occupo, ha riunito recentemente una consulta di studiosi, direi più qualificati sul liberalismo teorico italiano, per radunare appunto un insieme di alto consiglio delle idee della dottrina liberale, e questi emeriti amici, quando si sono riuniti, hanno posto come primo problema che cominciamo a precisare qual è il significato del liberalismo. E ognuno ha detto il suo significato, ed era una dottrina, e sono venuti fuori 12 significati. Questo significa che l'unico significato del liberalismo è la polisemia, cioè il pluralismo dei significati. Allora, questo in termini politici qual è però un problema, cioè siccome il liberalismo è polisemico, non ha un significato solo, questo vuol dire che tutto ci va bene, che le soluzioni possono essere spacciate per liberali, qualsiasi cosa non fuoriesca dalla più consueta normalità può già passare per liberale, non credo. Allora penso che questo sia l'esercizio utile, cioè di applicarsi allo studio dei fatti. Andiamo a passare dalla ermeneutica all'analitica, cioè dedicarci molto allo studio dei fatti concreti, perché su questo, discutendo, lavorando insieme, approfondendo le questioni, si raggiunge molto spesso tra liberali una posizione condivisa che poi può essere sostenuta nelle diverse sedi mediatiche, culturali, politiche, secondo le opportunità e le circostanze. Credo che questo sarà il senso della proposta che farà Olita, perché dall'inizio che ci ha mandato già si indicano persino dei temi molto specifici che potrebbero essere oggetto di interesse, sui quali sicuramente non ci sono obiezioni da parte mia. Vorrei però aggiungere una considerazione, ossia in riferimento al momento che stiamo vivendo, che è assolutamente straordinario, ossia si è appena formato, ha preso ieri la sua forma definitiva, o buona o meno buona che ciascuno possa dire, un nuovo governo. Questo nuovo governo è del tutto imprevedibile nei suoi limiti. Si sa solo che azzarda un rischio fortissimo a tutta velocità. Se riuscirà,
si sarà compiuto una svolta, se fallirà quelli che hanno avuto questa accelerazione avranno perso la faccia e che non è un problema che riguarda noi. Il punto è che non ha attraso questo paese che già c'è molto vicino. Una delle cose che si fa normalmente è sottovalutare la condizione catastrofica in cui è oggi il sistema sociale ed economico italiano, non tanto quello istituzionale, ma sociale ed economico. Allora, cosa farà questo governo? Non è dato a nessuno saperlo. Io presumo che non lo sappia nemmeno questo governo, comunque neanche era. Quello che dovremmo e potremmo fare dunque è applicare questo metodo di studio dei casi alle diverse emergenze che sono già nel cronoprogramma del governo, ho visto prima di fuori della funzione pubblica, non in termini di principi generali, ma proprio sulle cose specifiche che adesso emergeranno, con la loro quantificazione, le loro postazioni di risorse necessarie e così via. Su questo un osservatorio liberale che non dico che segua tutto il governo perché sarebbe bisognerebbe fare un altro governo, non abbiamo credo, il personale sufficiente per farlo, ma prendere un caso, due casi, come dice Olita, che sono particolarmente sensibili dal punto di vista proprio di tutela dei diritti di libertà e dedicare a questa iniziativa, credo che sarebbe un buon approccio, anche perché si potrebbe dare un contributo. Tutto questo, la dottrina del liberalismo, la sua storia e le sue sfortune sono oggetto di una letteratura sterminata, nel senso che può continuare a parlare naturalmente, ma tutto è noto per chi vuole occuparsene. Però il punto è, visto che tutti sono liberali o nessuno a proposito dice di esserlo, quanto c'è di liberale nelle scelte pubbliche, ecco, oggi in Italia. Questo è molto problematico, molto problematico. Se abbiamo un'analisi dei casi, emergeranno. Allora bisogna capire la riunione, venga fuori una proposta concreta di costituire qualche aggregato, naturalmente volontaristico, va a salire senza ambizioni di assumere con questo posizioni di visibilità come infelicemente si dice, ma questa idea di un'Italia di pezzi, che ci sia qualcuno che dà un contributo liberale alle scelte pubbliche necessarie, questo mi sembra una cosa irrinunciabile. Io ritorno a chiedere scusa, me ne vado tra le persone in grado di essere la prima parte del resto, il miglior sindaco di Roma è un ritardo. Grazie. Allora io chiederei intanto al senatore De Sena di vorrei anche osservare che come può avvenire quando ci sono convergenze sostanziali al di là della pluralità delle idee, l'introduzione di Salone è stata l'introduzione al lusso. Ci abbiamo già dato un quadro all'interno del quale noi concordiamo, sta a noi renderlo efficace. E allora per usare una breve parola che in questo contesto potrebbe essere non opportuna, userei il termine di mozione. Se ce la facciamo alla fine di questo confronto, non di idee ma di proposte, una mozione la metterei ai voti o no, ma come base, perché come ci diceva l'onorevole Zanone ci possa essere un nostro osservatorio su quello che completamente vediamo nel sviluppo di questo governo. E allora, per passare immediatamente all'oggetto, io darei la parola al nostro direttore Olita, che sempre con grande passione, grande interesse, ci introduce in un mondo che è una contaminazione tra pensiero e azione. E quindi in questo caso, naturalmente, più che mai, a te la parola. Grazie. Mi piace che sia andato via Valerio perché volevo ringraziarlo, perché Valerio fu la prima persona a cui ci rivolgemmo illustrando il progetto e ci ha
sarebbe portato a questo incontro questa mattina. Però siamo doppiamente perché Valerio ci mise su un avviso dicendo: guardate, vi mettete in testa forse di fare una cosa un po' difficile, dato questo mondo frammentario, liberale e via dicendo. E complessivamente aveva ragione. Aveva ragione perché delle difficoltà l'abbiamo incontrata. La più corposa, se volete, è quella di essere riusciti o no, non lo sappiamo ancora, perché poi a fine mattinata, a delineare, come dire, lo spirito che ci ha mosso. La Presidente Buscagni parlava poco fa di spirito di servizio. Sì, proprio questo, a delineare gli obiettivi e i nostri intendimenti. E allora ripasserei un attimo in rassegna, molto velocemente, anche per inquadrare meglio quello che vogliamo proporre come essere l'obiettivo di questi lavori. Mettendo un punto fermo, abbiamo qui dei rappresentanti prestigiosi di varie organizzazioni liberali, politiche e non, culturali e politiche, a cui vogliamo dare un primo, come dire, una prima tranquillità. Noi qui questa mattina non intendiamo esprimere nessun tipo di leadership, non è nostra intenzione, infatti. Non vogliamo aggregare, non vogliamo federare, non vogliamo unire, non vogliamo convogliare nessuno da nessuna parte. Sarebbe elementario da parte nostra farlo, è inutile in certi limiti. Perché nasce questa idea di questo progetto? Nasce da una constatazione fondamentalmente, dalla constatazione che il mondo del liberalismo, vedete, ricchissimo in questo paese, variegato, fatemi usare una parola che non amo, globale, intenso nella sua anche attività, perché vedete ognuna delle organizzazioni qui presenti stamattina a proprio merito possono mandare una mole di lavoro, non indifferente che ognuno di noi nelle nostre sedi, nelle nostre attività porta avanti. E allora però non ci spieghiamo perché questo bel mondo, molto vivace dal punto di vista culturale, non riesce ad impattare con l'opinione pubblica e non riesce ad impattare neppure con i mezzi di informazione, cioè ci trascurano tanto. Sarà una questione di contenuti? Io credo che no. Abbiamo appena detto che siamo ricchi dal punto di vista dei contenuti culturali. Noi riteniamo che è forse è questa stessa vivacità spaventa alcuni ambienti in questo paese. E forse l'ancoraggio che tutti noi, che ci richiamiamo al liberalismo, che è contro di me, ma anche al mondo liberale corrente, un ancoraggio che ci guarda a una visione della vita, alla costruzione della società ben precisa. Noi non siamo gli amanti della politica del fare, che non significa nulla, è una sciocchezza. E da vent'anni gira in questo paese con la scusa che sono andate via le ideologie con la caduta del muro di Berlino, via il muro di Berlino, quindi alcune ideologie, alcuni master che erano il comunismo, il socialismo, il fascismo, il liberalismo, e di certo qualcuno che ha detto tutta ciampaglia vecchia, in qualche modo l'importante è fare, io mi chiedo ma fare per che cosa? Fare il momento da quale visione del mondo? In base alle visioni del mondo si può subire là, non perché la mattina di altro si decide di fare qualcosa. I risultati che sono sotto gli occhi di tutti, specialmente non dico tanto a livello nazionale, di politica nazionale, ma a livello, guardate che succede nelle amministrazioni locali, qui ci abbiamo tanta gente che fa, e fa anche gli affari propri, o in molti casi fa solo per fare i propri, così gli è stato insegnato. Perdonatemi la divagazione. Dicevo, quest'ancoraggio che noi
rispettiamo la nostra mente. Il fatto che non siamo abituati a rincorrere mai delle mode, delle impostazioni, come dire, politicamente corrette, che vanno in moda, a inseguire parole d'ordine che tutti ascoltiamo e vediamo nella quotidianità della nostra politica. Tutto questo modo, come dire, di operare ci è fondamentalmente strano. Come direbbero i francesi, in politica politicante basta. E quindi questo forse ci porta delle volte a rinchiuderci su noi stessi, a frammentarci, a dire spaccare i capelli in un otto, e poi dicendo con la conclusione che non siamo percepiti né da opinione pubblica né da media di informazione. Allora, se la mia analisi è giusta, molto veloce, molto profonda, evidentemente, occorre, come dire, incontrarci, costruire delle cose insieme, superare la frammentazione su pochi però qualificanti punti, perché pochi qualificanti punti ci possono insegnare a lavorare insieme. E un'altra cosa che manca in liberale, tutti voi sapete meglio di me, le volte la caratteristica della bandiera del mondo liberale può diventare l'individualismo. Liberale si dice per formazione culturale, intellettuale, quindi è a sua volta diventa un intellettuale liberale, così di serio. Quindi potremmo fare non l'aggregazione di gente che pensa a come portare avanti il liberalismo, ma parafrasando una cosa molto vecchia, potremmo mettere insieme l'associazione dei popoli liberi, ma quella, come dire, è andata utilizzata anche in altri tempi, in altri. Quindi dicevo, punti per imparare a lavorare insieme, ma che debbano essere anche però dei punti caratterizzanti in qualche modo. Vedete, quello che noi abbiamo scritto con la Presidente Toscani nella lettera di invito a tutte le organizzazioni è apparso come il voler mettere delle discriminanti. Quando abbiamo detto non vogliamo intrattenerci sulle appartenenze a schieramenti politici, non vogliamo intrattenerci sulle tornate elettorali prossime del mondo. A mio avviso non è la da interpretare come una discriminante, a mio avviso erano da interpretare come punti forti che noi mettevamo qui questa mattina a base del nostro discorso. E purtroppo, perché vedete, se la nostra attenzione fosse focalizzata su questi due aspetti, prossime elezioni, a quale schieramento apparteniamo, o dovrebbero appartenere i liberali, sarebbero fuorvianti e superflui. Superflui perché, diciamolo chiaramente, anche qui stamattina esistono delle organizzazioni che su questo argomento, cioè sulla sfera che abbiamo la più propriamente politica e via dicendo, abbiamo qui amici e organizzazioni che sono più bravi di noi a fare queste cose, no? Sicuramente più bravi di noi, libera, che come dice stamattina il Corriere della Sera, un dittato liberale dell'Italia, un dittato, chissà che cosa significherà dittato, un po' di gente che pensa, che scrive, che si occupa di qua così, da pone il problema del fatto politico in sé, perché non è il nostro compito, c'è chi lo fa e lo fa anche in maniera molto più egregia di come potremmo farlo noi. Fuorvianti, e beh sì, perché se noi ci mettessimo a parlare ancora della quotidianità politica, se ci mettessimo ancora a parlare, come dire, delle appartenenze, noi non faremo un buon servizio, renderemo un buon servizio qui questa mattina, perché inevitabilmente ci separeremo invece di dividerci, perché invece di incontrarci ci allontaneremo, perché immaginate che tipo di discussione politica potrebbe venire, ma non dico tra noi e le vostre organizzazioni, ma dico al nostro interno.
Andrea Marcucci non può essere qui stamattina perché mi sono capitate una serie di frane sotto casa in Garfagnana, quindi non sta parlando alle sue frane. Ma se fosse qui ci sarebbe già una divergenza, perché immagino che si abbia letto la mia intervista al Corriere di questa mattina, quando i giornalisti mi hanno pregato di mettere fuori la politica. Ma tutti voi conoscete i giornalisti, ma non è il fatto politico che interessa profondamente Roma. Credo che non ho nessuna fiducia nel governo Renzi, ma non perché mi stia chiamando Renzi, ma perché fondamentalmente io dico la politica non si fa per approssimazione, perché avevo messo nel discorso che accennavo poco fa, perché faccio politica, dove porto la società e da dove vengo, e allora con chiarezza, con certezza, sembra che torniamo a questo. Andrea invece ha messo una lettera che leggerà la Presidente Buscagni, che mette bene in evidenza che lui è un appartenente, un sostenitore del governo Renzi. Tolta questa discussione sull'appartenenza, poi le vie, le sue idee le continuano perfettamente, tant'è vero che in due abbiamo dato di demolita e insieme al povero che compiamo il maestro di bene, ma un po' più velocemente. E allora abbiamo indicato che presentato una serie di minimali, come diceva poco fa Valerio Danone, essenzialmente poi può essere definita la piattaforma minimale, che c'è chi l'ha definita modesta, c'è chi l'ha definita ristretta, mettiamoci tutti gli aggettivi che vogliamo. E io concordo con chi ha espresso giudizi di questo tipo. Sì, questa piattaforma è una piattaforma proprio piccola, perché le forze in carica sono di un certo tipo, evidentemente, perché non dobbiamo costruire un partito, ma il nostro primo obiettivo è cominciare a imparare insieme, dando poi al nostro interno il supporto nel momento in cui il senatore De Sena deciderà di presentarsi alle elezioni, io voterò per il senatore De Sena, ma non mi preoccuperò più che tanto di fare un partito insieme al senatore De Sena. Scusami, allora questa piattaforma minimale, sì, volutamente minimale, perché è inutile che ci mettiamo lì ad osservare, a parlare, a discutere su altri temi, che amici liberali, con molti di voi ci conosciamo da una vita, ognuno di noi sa le rispettive strade che abbiamo percorso, ci siamo scambiati con qualcuno di voi i testi che abbiamo letto, quindi sappiamo molte cose l'uno dell'altro. Sarebbe quasi ridicolo che mi mettessi a parlare qui di liberalismo insieme a voi, spiegare il liberalismo a Valerio Zanone o a Raffaello Morelli o a Edoardo Di Rossi o a professor De Vergine. Cerchiamo di essere più certi. Così come sappiamo che i problemi del paese non sono quelli evidentemente indicati nella quella che continuiamo a chiamare piattaforma. Non c'è bisogno che ce lo spieghi nessuno in questo paese che tre in questo momento sono dei punti fondamentali. Come si abbatte il debito pubblico, come riparte l'occupazione, come facciamo a fermare una macchina perversa e vorace che si chiama leva fiscale. Lo so anch'io, sappiamo tutti. Ma se ci mettessimo qui stamattina a parlare di queste tre cose, evidentemente potremmo ripetere cose che tutti sanno e potremmo mettere sul tavolo cose su cui possiamo scarsamente intervenire. E allora le proposte, e mi avvio alla conclusione, io dico, devono avere tre caratteristiche queste cose. Devono essere nei limiti del possibile condivisi da quante più organizzazioni è possibile, se vogliamo dare e guardare a una massa critica del mondo liberale. Quindi quanto più condivisi, anche da amici che stamattina non sono qui, devono essere fruibili, io più fruibili intendo capibili, comprensibili
dall'opinione pubblica e dai media di informazione. Se non molti di noi, pur facendo delle ottime cose, continueranno a parlare del deserto. E quindi percepibili. E la terza caratteristica è che sono spendibili, nel senso che se io individuo una proposta che è condivisa, capibile dall'opinione pubblica facilmente, poi su questo devo avere anche la possibilità e la capacità di innestare su questa proposta un'azione che sia un'azione culturale, perché è il nostro compito maggiore, e quindi permetto di dire trattino politico, perché stiamo parlando di cultura politica, anche se non parliamo di quotidianità politica. E allora se siamo in grado di individuare proposte, 4, 5, non di più, e lavorare su queste proposte, ognuna nelle sue organizzazioni, ognuno con i suoi obiettivi, ognuno con la sua, se non ha la volontà di occuparsi della quotidianità politica, cioè di presentarsi alle elezioni prossime, future, future, e dire che non è questo il campo e l'argomento all'ordine del giorno di stamattina. Ma la scommessa è: siamo capaci di unirci intorno a 4-5 proposte per imparare a lavorare insieme. E questa, amici, la scommessa della passione, della libertà, di questo cappello che stamattina abbiamo portato a tutti noi. A me non resta di dare qualche spunto, ma veramente al volo d'uccello, se no trasformiamo questo incontro, che deve essere un incontro tra amici, in una cosa un po' noiosa, individuale al volo d'uccello quelle che noi non diciamo essere le proposte che devono uscire qui stamattina da questa stanza. Sono giuste proposte che Società Libera avanza anche per fare degli esempi, dicendo se gli altri amici appartenenti all'altra organizzazione ritengono che queste non vanno bene per le ragioni qualsiasi, o ritengono di avere delle proposte che rispondono molto di più alle tre caratteristiche che richiamavo sopra, cioè fruibilità, condivisione e spendibilità. Ma cerchiamo le altre cifre. E allora, molto veloce. Privatizzazione di quell'edilario. Mi sembra che questo costi almeno quell'edilario. Questo è quello che diventerà, lo dicevo prima all'amico Pennisi, che ha già scritto il pezzo di rapporto sulla privatizzazione di quest'anno, diventerà il tormentone del nostro dodicesimo rapporto. L'AI come la denazionalizzazione di tutte, la RAI, cioè la battaglia madre per la denazionalizzazione di tutte le nazionale, quindi significa che dobbiamo mettere al primo posto, e penso che qui c'è un mondo liberale dove nessuno vuole mantenere un monopolio pubblico così fatto. Divaricazione tra banche e fondazioni bancarie è una cosa un po' specialistica, però voglio dire anche i non specialisti, anche uno come me, molto lontano da queste cose, capisce che le fondazioni bancarie oggi rappresentano il cavallo di Troia, lo strumento attraverso cui la partitocrazia tamponata in altri ambienti e via dicendo penetra nel sistema finanziario e bancario di questo paese. Beh, allora su questo ragionamento la battaglia liberale c'è tutta in qualche modo. A noi la Foscagli sta particolarmente a cuore un punto su cui abbiamo già lavorato, che potrebbe essere sembrare apparire un punto secondario, ma vi assicuro che così non è. L'elezione diretta dei capi d'istituto. Sono passati 7-8 ministri ultimamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, da Berlinguer all'ultima Gelmini, tutti hanno provato a fare il loro brave riforme. Quindi non ci sono tante bianche che parole da spiegare. Basta entrare in istituto superiore la mattina a Roma, a Napoli, a Milano e capire che aria c'è nel tira, che ambiente c'è, per capire che c'è qualcosa che non va. A mio avviso è finito il
dei genitori all'interno della scuola come fatto corporativo di difesa dei propri rapporti. Anche qui innestiamo un principio liberale che poi è vecchio come buco, il principio di responsabilità individuale. Si faccia eleggere un professore in base a un programma, in base all'idea che ci verrà a spiegare agli studenti e ai professori di quale idea ha lui in testa per trasformare il suo istituto in una comunità viva, pulsante, in cui la gente abbia voglia la mattina di andare a scuola, perché la sente come una cosa sua, non la sente come una cosa lontana appartenente ad un vecchio palazzo più o meno cadente che sta in piazza Trastevere a Roma e si chiama il Ministero della Pubblica Istruzione. Ci sono degli esperimenti in tal senso nel nord Europa. In tutti i casi sarebbe lo schiaffo al sistema scolastico nel momento in cui tu chiami a scegliere una persona che dopo 3 anni, dopo 4 anni, se non va bene, la cambi e la mandi a fare, la rimani a fare il presidente, non la caccia la strada, a fare il professore, non la ricaccia la strada. Ma tu sconvolgi, metti sotto sopra l'organizzazione scolastica di questo paese, in questo modo, in cui partecipano tutti i collettività, tutti, dai bidelli a persone alta, ai docenti, negli istituti, non dico le scuole medie, ma negli istituti superiore, gli stessi ragazzi, le famiglie, che poi ci faranno un piacere però di uscire dalla scuola e di non occuparsi della scuola, di occuparsi del loro bene a casa, perché abbiamo possiamo essere dire tante cose su questo. L'istituto della ridefinizione, chiediamo noi, dell'istituto della prescrizione penale. Beh, signore, quanti fascicoli vanno in prescrizione? Qualcuno dice 80%. Io ho visto il nome del tribunale di Nocera Inferiore, provincia di Salerno, nota terra di Camorra, l'agro sarnese, un cerino che è noto a tutti, via dicendo. Il procuratore mi dice, in enorme stanze come questi qui ci sono 120.000 fascicoli, dottore, se lei li conta. Lo sa quanti siamo? 7. Lei si scandalizza se le dico che tra il 75 e l'80% di questi fascicoli andranno in prestazione? No. Vuol dire che viviamo in un paese in cui la giustizia, la cosiddetta fare giustizia, perpetua solo se stessa, serve a far campare la magistratura, che poi i cancellieri e il cittadino alla fine ne viene il principio liberale. Ma perché durante tutta la durata del processo dobbiamo arrivare a un punto in cui scatta una cosa che si chiama prescrizione, che dice tu sei fuori dal processo per avere condannato? Ridefinizione dei presupposti per la concessione della custodia cautelare. Qui spendo pochissime parole perché poi abbiamo Morelli, che su questo è un esperto, è stato di supporto ad una proposta di legge presentata il prossimo, lo scorso mese, o qui, presentata dall'onorevole Compagna, dal senatore, scusate, Compagna, in cui si propone, visto che c'è il problema dell'affollamento delle carceri, per cui andiamo a incontro alle linee dell'Europa, su 66.000, 13.000, quasi 14.000 non sono arrivati neppure al primo grado, e ce ne sono circa 14.000 ancora che sono tra secondo e terzo grado. Capite che se passasse questo principio, che per quanto mi riguarda, naturalmente ci sono le eccezioni, naturalmente ci sono i casini, naturalmente c'è che colpa in fragranza perché sta sparando con un cucino di mangiatore, ma voi capite che il principio liberale che vada in carcere, che è stato già condannato, risolveremo anche un problema al paese, allo Stato, senza dilungarmi ancora. Il ruolo delle autorità indipendenti e il rapporto
rapporti con la giustizia amministrativa. Altro blocco di questo paese è che c'è questo ping pong quotidiano e via dicendo tra specialmente le autorità indipendenti da una parte e l'Italia dall'altra. Quando abbiamo fatto un convegno, il convegno sulla scuola, in cui abbiamo proposto un arezzo di cose che dicevo prima sulla scuola, il presidente nazionale dei presidi, Giorgio Rimbardo, nel suo intervento ci ha spiegato che attualmente ci sono circa tra i 500 e i 3.000 posti di presidi vacanti. E sono sono vacanti. Perché sono vacanti? Perché non vanno avanti i concorsi a presto, perché sono catturati. Allora insomma, vogliamo regolamentare locale. Ma vogliamo regolamentare questo braccio di ferro continuo tra autorità indipendenti e TAR? Vogliamo far sì che chi si occupa di TAR faccia TAR e chi si occupa di autorità indipendente faccia autorità indipendente? Se non c'è bisogno della magistratura, evidentemente ci sono altre branche, ma ci sono delle cose. Ho finito. L'abolizione della commissione bicamerale attivata, signorina, è una cosa scusa? Non lo è, noi ci abbiamo lavorato molto attraverso dei convegni come società libera, ci siamo fatti un'idea che qui, a fianco a me, lo conforta anche questa mattina, abbiamo il senatore Luigi De Sena, ex senatore, il fu senatore. Che fino allo scorso febbraio, cioè alla fine dell'altra legislatura, è stato vicepresidente della commissione bicamerale antimafia. E quindi ci comporta nel momento in cui diciamo aboliamola, ma aboliamola perché? Perché quindi la storia sarebbe lunga, sono dal 1962 che facciamo la commissione bicamerale antimafia, in cui eravamo tre mafie nazionali, abbiamo ancora le mafie straniere, oggi abbiamo. Dopo 60 anni di bicamerale cioè abbiamo 4 mafie nazionali e 6-7 internazionali, quindi qualcosa non funziona. Ma al di là di questo, sarebbe un bel segnale per il crimine organizzato in questo paese dire combattiamo in modo diverso, non partendo dalle aule del Parlamento, li combattiamo in modo diverso, non partendo dalle centinaia, se non migliaia di audizioni. E poi fate più o meno esperti di più di là. Anche perché a mio modo di avviso sulla macchina c'è poco da fare lezioni. Incominciò Simino a spiegarci bene cos'è la macchina. Sono passati molti personaggi, di quell'area e non in questo paese, spiegandoci cos'è la macchina. Sono passati prefetti illustri, mi sono innamorato di tutti. Il prefetto Motti, che ci ha spiegato che cos'è la macchina. Bisogno di sapere che cos'è la mafia, abbiamo bisogno di capire quali sono gli strumenti e se c'è la volontà politica per fare la mafia. Più semplice e più facile, la punizione per la lunga sindacale, non peraltro, sgravare le aziende, do ricompensa che non devono pagare la quota sindacale e direttamente il lavoratore paga lì per la quota sindacale, quando vede che bisogna aggiungere ulteriori cose. E in più c'è il ragionamento che mi porta a dire che sarebbe anche qui una buona azione da fare affinché anche il sindacato ritorni nel suo ambito che è quello di fare contrattazione aziendale per la difesa dei famigli iscritti o e non altro. Io mi fermo qui, vuole essere solamente un'indicazione. Voglio concludere augurandomi che dopo aver ascoltato tutti voi riusciremo a metterci d'accordo, riusciremo su pochi questi altri che voi proponete via dicendo, uscendo di qui e aderendo ad una mozione paritaria, estremamente paritaria per noi, che prende l'impegno di occuparsi di questi e altri problemi nel prossimo futuro. Grazie. Io vorrei osservare una cosa sul Maggio. Quanto dice Vincenzo e quanto ha estrapolato i suoi obiettivi,
poggia su due aspetti di cui noi abbiamo già. Uno, il rapporto. Siamo al 12° rapporto e questi punti denucleati hanno trovato una visualizzazione e una storicizzazione dei problemi che analisi complesse annuali che nella loro annualità danno il segno di degenerazioni, ulteriori complicazioni e possibilità invece di risoluzione di questi problemi. Il secondo punto di tipo metodologico che vorrei sottolineare è che a fronte degli importantissimi 12 rapporti sulla contabilizzazione che ci danno la misura da di dentro del sistema, ci sono state due almeno tematiche proposte da Vincenzo, due convegni, uno che faceva riferimento lui stesso ad Arezzo, quello sulla elezione del preside, ricchissimo di contributi dagli interessati presidi, dagli insegnanti e anche dalle famiglie, e l'altro, secondo, venuto a Firenze sulla mafia, che è stato forse uno dei momenti, a parte che c'era la Lanzetta che evidentemente aveva portato fortuna e diventata ministro, ma un momento di riflessione con i protagonisti della lotta alla mafia, non con i teorici della mafia, a cominciare ovviamente dal senatore di Sena. E allora, prima di dare la parola a chi di tempo, io vorrei leggervi brevemente la lettera che ci ha mandato Batucci, ecco, allora si prepara perché mi ha chiesto Valerio Federico, vice segretario del Canada. Allora, cari amici, a causa di un concomitante impegno non posso partecipare alla nostra iniziativa. Noto con piacere, un piacere doppio, visto che sono socio fondatore e che Società Libera continua a mantenere quel profilo critico su noti vitali della nostra società che tanto serve alla politica. Come molti di voi sanno, sono un sostenitore del governo che si è appena insediato e mi attendo una svolta in senso riformista e liberale da troppi anni. Attendo in modo particolare su due questioni che affronterete nel vostro incontro, sulla RAI e sulla riforma della custodia cautelare. Da parlamentare frequento molto spesso le vostre carceri e verifico purtroppo di volta la vergogna del sovraffollamento che cozza contro qualsiasi normativa europea, oltre che alla percentuale altissima di detenuti in attesa di giudizio. Il Paese ha bisogno di ridurre sensibilmente il peso della burocrazia. Serve una decisa inversione di tendenza che porta ad una semplificazione delle norme e delle procedure in tutti i settori, a cominciare dal fisco e dal mercato. La legislazione sul rapporto al lavoro, sul rapporto di lavoro, è talmente voluminosa, più di 2000 pagine, caotica e disorganica, da essere difficilmente comprensibile anche per l'esperto. È possibile e assolutamente necessario anche per contribuire ad aprire il sistema italiano agli investimenti stranieri, ridurre con l'abrogazione di centinaia di norme stratificate sulla legislazione, rendendola leggibile e comprensibile direttamente dai milioni di persone interessate alla sua applicazione e traducibile in inglese. Altro capitolo è quello della macchina statale. La pubblica amministrazione oggi è prevalentemente al servizio di se stessa, degli interessi dei propri amici. Occorre riorientarla in modo da porre prioritariamente al servizio del cittadino. L'ultimo pregio sul mio settore, quello dei beni culturali, che combatte contro una ormai cronica mancanza di investimenti pubblici. Per questo, tra i primi provvedimenti, servirà una marcata incentivazione fiscale per i contributi delle aziende e dei privati e con una conseguente gestione dei beni finalmente orientata anche alle imprese. Saluto a lui, ecco, e a questo punto io darei la parola a Valerio Federico per il suo intervento. Grazie, sono
adatto e dalla sua costituzione all'area radicale. Io per favore dal fuori, grazie. Permettetemi da subito, da radicale e da liberale, che per noi appunto radicali ci sono due che possiamo chiamare precondizioni per fare politica in questo paese, per elaborare e poi portare avanti le proposte concrete di cui si faceva riferimento, ne accenderò brevemente, ma certamente il primo punto è quello di ripristinare lo Stato di diritto in questo paese, un paese che abitualmente non rispetta le regole che si dà, uno Stato troppo spesso fuori legge, quindi arbitrario nella sua azione. Si è accennato al problema della giustizia e delle prescrizioni, delle condizioni delle carceri, l'intervento appena letto del senatore del Partito Democratico. Bene, questo paese è il paese più denunciato con infrazioni, multe, sia dall'Unione Europea che dalla Corte dei diritti dell'uomo, la CEDU, e non solo per il problema giustizia, condizioni delle carceri, ma per esempio anche per sospetti aiuti di Stato, parlando di economia. E poi l'altra precondizione è quella di rimuovere gli ostacoli ad un sistema di informazione libero, un sistema di informazione che permetta a tutte le forze politiche e non solo di esprimersi, di poter raggiungere i cittadini. Questo è il nostro sistema di informazione, sostanzialmente privo di editori puri, un sistema di informazione in mano anche non solo ai partiti e alla politica, ma ai grandi gruppi industriali privati, tra virgolette, che hanno quote azionarie e non si capisce per che motivo dal punto di vista strategico, quote azionarie appunto dei media nazionali. E quindi in questo senso, l'ho subito detto, da liberale bisognerebbe in questo paese uscire dalla contrapposizione pubblico-privato, perché spesso in Italia privato non è bello, anche perché spesso in Italia privato non è privato. In Italia esiste un'area di privato formale, ma di fatto in mano pubblica, ed è questa l'area dove, secondo noi radicali, è necessario intervenire, ridurre l'area della commistione politica, economia, finanza, partiti. E in questo senso sono due gli ambiti del capitalismo inquinato italiano, a cui già faceva riferimento Ernesto Rossi, dove il privato non è bello, perché di privato non si tratta in Italia, che abbiamo individuato noi radicali. Il primo è quello delle banche, degli istituti di credito, là dove le fondazioni bancarie controllate dagli enti locali e quindi dai partiti controllano il capitale azionario delle principali banche italiane, quindi hanno sostanzialmente i partiti e gli enti locali indirettamente o direttamente la proprietà degli istituti di credito delle banche in questo paese. E l'altro settore è quello delle attività economiche, principalmente delle società partecipate da regioni ed enti locali, un'area di società formalmente private, ma di fatto di nomina pubblica, in mano al pubblico. Basta pensare, e su questo va detto, che la regia di quest'area di capitalismo inquinato, che è costituita dalle società partecipate, gli enti locali e regioni,
sempre di più verso appunto enti locali e regioni, cioè è accaduto qualcosa di particolare in Italia, mentre enti locali e regioni hanno perso almeno le assemblee elettive di enti locali e regioni, hanno perso il loro ruolo di controllo da una parte, e dall'altra parte enti locali e regioni, ma soprattutto comuni e province, hanno ricevuto sempre meno risorse da parte dello Stato centrale. Beh, nello stesso tempo proprio comuni, province e regioni invece hanno allargato il loro ambito economico, di azione economica, sfuggendo al controllo delle assemblee elettive, portando a una crescita smisurata di queste società formalmente private, ma di fatto in mano pubblica. Basta pensare alle grandi multi-utilities italiane, che sono controllate dagli enti locali, che agiscono sul territorio nazionale se non internazionale, e che hanno centinaia di società controllate dalla holding, parlo di AVEA, ACEA, ERA, IREN, eccetera. Questa è tipicamente un'area formalmente privata, ma di controllo pubblico e partitico, però che sfugge al controllo delle assemblee elettive, perché un consigliere comunale, regionale, provinciale fa molta fatica ad avere informazioni utili a controllare l'attività di queste società. E quindi qua una prima proposta concreta che noi abbiamo preparato da tempo, quella di una vera e propria anagrafe pubblica delle attività economiche gestite da regioni, un'anagrafe pubblica delle società partecipate, che punta, non entrerò nel dettaglio, ma che punta soprattutto su un'informazione completa relativa alla gestione economica, ai risultati della gestione economica e alla qualità dei servizi forniti. Questa anagrafe pubblica delle società partecipate può ad esempio comprendere un'anagrafe pubblica del ciclo dei rifiuti solidi urbani, un'altra proposta che la Radicale portiamo avanti da tempo, sempre nell'ottica della tutela del diritto alla conoscenza dei cittadini di questo ambito delle attività economiche controllate da enti locali e regioni. Noi proponiamo il bilancio consolidato per i comuni, è già stato reso obbligatorio dal 2015 dal governo Monti, noi lo proponiamo anche per gli altri enti, quindi a partire dalle regioni, in modo tale che le attività economiche private, ma sotto il controllo pubblico, rientrino nel bilancio degli enti locali, in modo che finalmente si abbia un reale quadro della situazione economico-finanziaria degli enti locali. Voi sapete che la Corte dei Conti da tempo segnala come le società partecipate possono essere il passaggio verso il fallimento di alcuni enti locali. Questo perché se leggiamo i bilanci dei comuni non capiamo qual è la vera, reale condizione economica di questa istituzione, perché non sono compresi i conti delle società partecipate. Quindi l'anagrafe pubblica delle società partecipate, bilancio consolidato anche per le regioni e applicazione della riforma del bilancio consolidato per i comuni, e infine da questo punto di vista intervenire sui conflitti di interesse tra gli amministratori delle società partecipate, delle controllate, delle società partecipate e via dicendo, e impedire quindi i doppi incarichi, i doppi o tripli incarichi di questi amministratori rispetto a contemporaneamente ruoli istituzionali, ruoli delle banche, nelle fondazioni bancarie e nelle compagnie assicurative. È chiaro che un intervento di questo tipo, e considerando anche che i comuni hanno sempre meno trasferimenti da parte dello Stato, potrà essere portato avanti solo attraverso anche una crescita di un'autonomia reale e positiva ai comuni. E chiudo con le fondazioni bancarie, quindi separazione
fondazioni bancarie e banche. Io su questo non devo spiegare a voi, come dire, perché il controllo indiretto della politica sugli istituti di credito e quindi sulla distribuzione del credito, come dire, non è opportuno, figuriamoci dal punto di vista liberale, e su questo va detto che però i liberali in passato troppo spesso hanno ceduto a delle pratiche legate alle nomine e al controllo delle banche in questo paese, e quindi forse è opportuno che ora i liberali comprendano fino in fondo che esiste un enorme conflitto di interesse tra ruolo dei partiti e degli enti locali e il controllo della governance, dell'azionariato delle principali banche italiane. Su questo solo due cose. Il primo, parlo di conflitto di interesse. Bene, gli Stati Uniti in questo senso ci insegnano che il conflitto di interesse non è e non esiste solo perché c'è e si identifica un atto improprio, cioè un comportamento illecito, ma il conflitto di interesse in politica esiste solo perché è potenziale, cioè le regole che la politica si dà devono impedire la presenza potenziale di conflitti di interesse, indipendentemente dal fatto che poi questi si trasformino in atti indebiti. E il conflitto di interesse tra la proprietà, gli enti locali e i partiti, la governance delle banche è sotto gli occhi di tutti. Il potenziale rischio, per non dire l'effettivo rischio, con le esperienze che abbiamo vissuto di molte fondazioni bancarie e di molte banche, Montepaschi Siena, Carige, Cariferrara, eccetera, questi problemi ci dicono che è ora di rompere definitivamente il legame tra la proprietà delle banche e il ruolo dei partiti, della politica, degli enti locali, anche perché comunque la presenza delle fondazioni bancarie impedisce e ostacola l'afflusso di nuovi capitali. Se le fondazioni bancarie ritardano l'aumento di capitale, come è successo recentemente con Monte Paschi Siena, creano dei problemi perché rischiano, come ci ha detto Profumo, di perdere il momento propizio per ottenere degli investimenti esteri. Se le fondazioni bancarie partecipano agli aumenti di capitale, il danno è quello che sono costrette ad indebitarsi e quindi poi diventerà più povero il loro intervento e il loro ruolo istituzionale a favore delle comunità locali. E se invece gli aumenti di capitale li impediscono, naturalmente in questo modo stabilano oggettivamente l'afflusso di nuovi capitali. Quindi le nostre proposte in concreto sono quelle di separare fondazioni bancarie dalle quote azionarie, di tutte le banche e le quote azionarie anche di minoranza, e un'analisi pubblica delle società partecipate con un intervento combinato nel limitare i conflitti di interesse e di azione di trasparenza legata al bilancio consolidato per le comuni, per le province e le regioni. Grazie. Grazie. Vorrei sottolineare il punto dell'anagrafe, tu non hai preso stava sta esplodendo. Mi sta esplodendo anche una cosa molto semplice, perché il rinnovo della banca ha fatto sì, questa fase storica, che ci sia un infittimento paranoico degli ex politici che vanno dentro la banca, in maniera così allarmante che da tutte le parti comincia a venire fuori, posso poi diciamo, darvi anche degli esempi della zona che io conosco, è allucinante. Se si vanno a scorrere i nominativi, ormai c'è una questione tra il familiare e il politico, in maniera che naturalmente l'opinione pubblica lo percepisce in modo molto generale, ma i nomi e i cognomi rischiano veramente di dare una concretezza così forte a questa paranoia istituzionale che diventa ancora più forte, perché in questa fase storica lasciamo fare le due leggi, ma le regioni che vedono in termini temporali perdere la loro capacità legislativa,
da un'analisi che voi fate sulla cultura cittadina delle regioni è veramente, non dico inessenziale, ma di più, complica la legislazione nazionale invece che renderla. Ma le regioni, per automantenersi, come ognuno ha diritto di fare, sia come persona sia come istituzione, si stanno trasformando loro stesse in enti gestori. Esempio, la diga del Bilancino, che è l'opera unica e maggiore che ha fatto la Regione Toscana, in questi giorni passa da proprietà diffusa a proprietà della Regione. Attraverso questo noi abbiamo visto uno scontro tra i sindaci che avevano la proprietà locale di questo assetto e la Regione, perché la Regione adesso coordinerà tutto con uno strumento regionale che naturalmente diventa una superfederazione. Allora, questo passaggio istituzionale da ente regionale, da legislazione a gestione, aggrava ancora di più questo aspetto che ho trovato assolutamente interessante e al quale mi impegno di collaborare con le italiane. E ora la parola a Raffaele, prego. Io ringrazio il Presidente e vorrei ricordare queste cose che sanno ebbero la mia lettera, con la quale ci fosse invito, ma solo gli altri indicati, che l'incontro di oggi ha detto un voto costruttivo, ma a mio parere di impostazione non condivisibile invece sul concetto liberale, perché come dice il dottor Daniele Zanon, siccome i liberali hanno una polisemia naturale, e questo dipende dal fatto che sono gli unici convinti fautori della diversità di ogni cittadino, quindi ovviamente non c'è da loro. Il problema è che per essere coerente con la cultura liberale, non abbandonarsi al riducismo di salotto, le condizioni liberali non possono essere solo esigenza morale e tecnica, ma uguale, ma devono evitare, e non devono evitare di misurarsi con l'appartenenza agli schieramenti politici. Se non fanno questo, il definire le proposte di consistenza programmatica non fa uscire il soggetto liberale dall'ambito morale e individuale. E questo, secondo noi, è un errore grave, del quale già finora nel dibattito sono venute fuori delle conseguenze, cioè del fatto che i liberali in Italia non contano nulla e non contano nulla perché non hanno ancora capito che il fatto che sia della tecnologia individuale nulla a che vedere con il fatto di non dover collaborare, mentre coloro che non sono sostenitori delle tecnologie individuali, che sono sostenitori di ideologie o di fede, collaborano e quindi trovano costantemente il mondo liberale. Le tematiche indicate nell'invito hanno il giusto intento liberale di incidere nella conferenza, ma diviene accademico proporsi questa cosa senza schierarsi in politica quale soggetto liberale. E di nuovo le questioni che sono venute fuori, basta vedere la relazione e soprattutto l'intervista fatta dal nostro istruttore Vincenzo Vita e la lettera di un altro corrispondente importante dell'associazione Società Libera, che è la Coce, a proposito del giudizio che si dovrebbe dare delle speranze e della pratica possibilità operativa da parte del governo. Noi aggiungiamo che, per noi di diversi altri liberali, delle tre attuali priorità della politica liberale, questo convegno tra strutture che sono l'Europa federale e la laicità quotidiana, e tratta solo i tecnici mitologici parte dell'altra priorità, e cioè l'efficacia coerente soltanto il cittadino, che ha giustamente ricordato la questione del debito. Io fuori ho portato una conferenza che ho fatto 4 giorni fa a Cosenza, parlo a lungo della questione del debito pubblico, che secondo me e molti di noi è una cosa essenziale. Comunque, anche nel mio gruppo non era sulla cosa, bisogna intervenire, ma è certo che se si parla solo di alcuni punti e si trascurano le priorità del loro complesso, si prende in realtà non più un semplice obiettivo di qualcos'altro, specie nel momento in cui oggi il PD entra nel Partito Socialista Europeo, gli altri
antipopolare non è, quindi chi vuole fare liberale non resta, non resta che essere in una condizione liberale, purché non si voglia più la libertà con il principio che non chiede di agire reale, insomma, perché ci manca una normalità che in Italia il liberalismo costa poco. In questa logica, vedo che le persone con il liberale va benissimo individuare dei temi condivisi, ma senza mai separarvi dagli schieramenti di questi temi condivisi si messi insieme, implicano necessariamente, perché le scelte politiche, e condividere i temi è una scelta politica, non è una cosa salutiera, implica la scelta di uno schieramento, e quindi evitare questo problema che è incombente. Costituiscono loro stessi il soggetto politico, che sono solo le disposizioni teoriche alla base dei paesi liberali e del paese, appunto, fanno diventare il liberalismo un aggettivo di qualcos'altro. Allora, per un modo per la vita reale, i punti condivisi, ho detto, devono formare il nome di un soggetto politico esplicito, e altrimenti si salta rispetto all'obiettivo di raggiungere che tutti diciamo di volere, senza trascurare altre cose, non si può parlare una volta, prima che 300-400 anni fa l'Italia era società liberale, non c'è sempre che bastava essere amici di un amico potente e bastava, ma oggi il nuovo tempo se si sa per passare la sovranità del cittadino non sarà sovrano. Stando ai fatti, i fatti non sono stati dimostrati dal 1900 di quando c'erano un numero migliore di risultati e che la metodologia individuale matura attraverso il contenuto democratico attivato da una chiara complessa partecipazione attiva in politica. Il metodo liberale è costruire istituzioni che funzionano e che rendono massima la libertà di ognuno e da qui anche si formano le alleanze con soggetti che sono meno portatori rispetto a quello liberale di volontà di mettere al centro di tutto la libertà del cittadino, la sovranità del cittadino individuale. Allora, usando questo criterio per affrontare i temi da voi proposti, io direi che i sei punti non sono troppi, sono minimali, non detto vita, sono troppi, perché se la situazione la forma politica liberale oggi in Italia è molto piccolina e piccola. Allora, il pensare di partire da tutti questi sei temi è veramente già troppo, sarebbe molto più individuale affrontare, mettere l'attenzione su alcuni di questi e spingere e soprattutto fare chiarezza. Esaltato un tema fondamentale, è per noi è un tema da guardarsi e comunque da prendere conoscenza e ragionare molto, e cioè quello appunto della divaricazione tra banche e specie fondazioni, perché il problema reale, secondo me, non è quello che dicevo differente, che spunto da un fatto che è anche quello vero, e cioè che c'è una amplificazione abnorme degli interventi da parte degli enti locali nelle fondazioni. Per dire, quindi il problema è separare le fondazioni dalle banche, ma tanto questo assolutamente. Il problema vero è in primis che le banche ricominciano a fare il funzionamento del Stato, le banche ricominciano a assicurare maggior competenza per assistere gli investimenti finanziari e nella protezione delle società, smettendo con la carica del credito su garanzie patrimoniali quasi a prescindere dall'economicità del diritto. Per fare questo le banche devono recuperare queste cose, ma devono essere controllate in modo pesantissimo, molto di più di quanto non succede oggi, se no facciamo finta di vedere la realtà, da le loro proprietà che devono essere proprietà fede. Ora nelle banche ci sono tutte le vecchie situazioni in cui le proprietà vere hanno magari 200 anni, c'è cioè, una cioè, sono proprietà diffuse reali di azionisti che devono esercitare la loro funzione proprio privatistica.
E poi bisognerà anche rivedere gli assetti. Ma ad esempio, l'esempio che ho fatto un amico radicale circa il Monte dei Paschi, cascano male, perché il Monte dei Paschi è stata una chiarissima operazione fatta da profumo della missione del Gama per tentare di scegliersi loro operazionisti facendosi i loro propri conti, che la fondazione, che non è stata ad hoc inventata ora, è diventata nel 5, ma è comunque ha dei conti strutturali, cioè quelli di valorizzare il suo patrimonio, ha voluto cercare di fare il proprio mestiere, che deve essere denunciata con la Repubblica, difendere il proprio patrimonio, che l'inizio fa il presidente della Regione Regale avrebbe. Quindi questo è l'unico punto sul quale noi c'erano dei dubbi. Capiamo, abbiamo capito meglio la situazione dell'amico radicale, che cosa intendeva dire, ma allora accumulare tutta la nuova questa esigenza per evitare che si mescolino cose molto diverse e si lasci sempre una libera allo strapotere delle polizie bancarie che fanno più largamente di loro schede, con un problema del reinserimento della proprietà vera e privata che risponde, perché quando sono ad esempio il famoso caso del Senato là si continua a dire in falso, a cominciare a Corriere Sera, in cui si diceva che l'acqua è erogata da società privati, quando è noto che il 97% dell'acqua provata in Italia è erogata da società a maggioranza assoluta pubblica, perché sottoscritto tanti altri ritiene maggioranza assoluta pubblica le società governate dal 100% di società a parte che ti è più caro, perché se non sono maggioranze pubbliche quelle, cioè, ma è diritto che non sia diritto privato, ma è maggioranza pubblica, e questi vanno a fare. Quindi questo punto caso non avrebbe molto precisato e molto dimensionato. Nell'altro aspetto ce ne sono cinque di cui si può discutere, e qui sulla scuola sempre viene da parte, ma c'è un professor di legge che ha lunga esperienza nel settore del Ministero della Pubblica Istruzione che vorrebbe parlare a fondo. Ci sembra che i tempi immediati siano un po' meno urgenti rispetto alle urgentissime questioni di libertà che ci sono sui temi delle altre due tecniche, cioè la prescrizione penale e soprattutto la questione naturale, che sono temi che se riusciamo a smuovere c'è la possibilità concreta per una serie di cose che vanno al di là dello strumento, anche la contingenza dell'Europa, tutta una serie di questioni, che possiamo ottenere un risultato. E possiamo dire oggi che siamo a 1 marzo che di nuovo la democrazia del governo sta facendo finta di nulla, perché a parte il tema della prescrizione che è importantissimo, perché anche questo andrebbe approfondito, sul problema della custodia cautelare, noi liberali italiani che qui abbiamo da dicembre con la formazione di questo, che poi hanno portato i senatori Corpagno e Manconi a presentare il disegno di legge 1250 che fuori risultato che è una cosa fondamentale, perché come dicevo prima, non so, il presidente San Giorgio di nessuno studio, ora non c'è, insomma, è incredibile la vicenda della custodia cautelare e del sopravvivente solo a fornimento di carcerità, che è larghissimamente determinato dal fatto che venga definiti non condannati, e questo è una cosa, ecco, è una cosa da cui scriverà nella propria nella più ampia accezione, una cosa incredibile. Allora, se dobbiamo, se tu ci puoi stringere, ho finito e ho registrato, ho fatto questo documento perché ho ritenuto importante lo stare avanti, perché non è una cosa secondo me. Infine diciamo che c'è una proposta che ha fatto Zanotti sul osservatorio dei liberali sul governo Renzi, che servirebbe a proporre un'internazionale maggiore Lorenzi, e anche mi sta opportunamente di fare dei liberali, in ultimo voglio dire, diciamo adesso con la più priorità, l'Europa che non può restare una situazione stata, ricevere il governo e di sapere i cittadini oggi è sicuro che deve spingersi, si deve spingere molto verso l'Europa federale, e poi la questione della città quotidiana, che è una urgenza per utilizzare la libertà sovrana dei cittadini, perché a fidarsi a un'altra autorità, la fede religiosa che va lasciata perfettamente libera, perché la fede religiosa è fatta ovviamente dell'anno umano e quindi va lasciata totalmente libera, quindi come cavolo ritiene, ma non si deve mai
pensare di sperare in tempi alla misericordia, perché la misericordia è un'altra cosa che non concede il passaggio alla libertà dei cittadini. E quindi credo che sia importante capire che la strada per transitare la libertà civile non può essere altro che quella della insularità del cittadino, e che quindi, siccome noi tutti liberali ci dovremmo occupare solo della libertà civile, ma le condizioni necessarie della libertà dell'individuo, dovremmo concludere, in quel senso per essere utili, concludere con un osservatorio, concludere con insomma, qualche tema creativo su cui lavorare insieme. Se si trascurano le regole e le iniziative con cui le istituzioni diventano garanzia di poter scegliere senza porre alcunché, è una libertà di ciascuno. Lamentiamoci, si svilupperà peggio che tardi se va bene. Quindi grazie. Grazie. Perché c'è questo stato di avvenimento. E io darei la parola alla professora Deve Bottini, che dovrebbe compensare nel tempo quell'allungamento sia pur prezioso di Moretti. Prego. Grazie, dovrò essere brevissimo. Solamente c'è una questione. È chiaro che Olita ha esposto una serie di punti cui impegnarci, ovviamente dal punto di vista della vita, poi ci sarà il confronto con le orientamenti insieme alla situazione che sono l'istituzione più rappresentata. Io ho l'impressione che inevitabilmente si dovranno fare delle scelte perché portare avanti tutti insieme non sono facili. Ma mentre sentivo interventi poco fa, mi è venuto un dubbio, una riflessione da fare insieme sulla questione che va avanti in sede istituzionale, non sappiamo quale luna, che le grandi riforme costituzionali. Siamo sicuri che non c'è nessun punto di contatto con il conversario. Per esempio, è stato evocato il federalismo, ma qui si sta parlando di una cosa che probabilmente prima, come sapete, si parlava di una serie di cose di cagadismo, non del governo, non del comunismo, che adesso probabilmente rimane, rimarrà, se poi va avanti attiva, la riforma di governo, credo che non essere altro di cagadismo. Ora, su questi punti ci sono state le questioni di quadro istituzionali che credo indirettamente e politicamente portano le linee delle libertà, ma c'è un punto molto specifico, che il tocco dell'articolo 5, che è specifico sulle competenze concorrenti, tocca direttamente le libertà economiche, pensate, prima dell'energia, prima delle grandi reti, prima della comunicazione, indirettamente tutti i problemi ambientali, ecco, tutto questo discorso tocca direttamente le libertà economiche. Quindi questo è un argomento specifico che tocca, e non tocca, è l'estensa della personalità del liberale. Per cui questo è un punto che inevitabilmente ci rimane a tutti. Quindi anche qui ci sarà una cosa che ognuno di voi va a dire e da portare un po' di punto nel segno interessante. Quindi questa è una prima riflessione che pongo la vostra attenzione, mi fa abbastanza banale, forse l'ho fatto. L'altra questione che rapidamente volevo accennare, io ho l'impressione, e questo lo dicevo proprio sentendo comunque questa mattina, che il fatto che noi portiamo avanti singole iniziative programmatiche su singoli punti, gruppi da davanti, non dovrebbe farci dimenticare che sullo sfondo c'è una qualcosa che non è destinata assolutamente a perdere la qualità, che è il problema dell'educazione di base. Cioè, quindi, non è solamente il problema della scuola come scuole, come istituzioni, è il problema dei contenuti della formazione dei cittadini, quindi dai bambini a chi avanti, che è un problema drammatico, su cui è una questione che non sempre forse prestiamo con sufficiente attenzione. Perché dico questo? Perché tutto, la maggior parte dei critiche che noi facciamo in modo di funzionare nella politica riguarda la crisi pazzesca dell'educazione. Cioè, ci abbiamo, che noi tutti siamo consapevoli, un'esigenza di moralizzazione, però quello che vorrei dire è che non dobbiamo
dovremmo occuparci soltanto come le chiamate quando viene la legge sulla corruzione, cioè quando c'è di moda un argomento di cui tutti parlano. C'è qualcosa che invece è destinato purtroppo a durare, che costituisce uno dei perni dei nostri discorsi, che è la formazione dei cittadini, la pianificazione civica, possibilmente con un principio di tipo liberale. Quindi su questo punto forse il problema lo darà. Perché è impressionante la riferenza per il modo aberrante, tendente, anche senza arrivare alla criminalità politica o economica, ma è chiaro che è palpabile questa insoddisfazione di molti di noi per il modo di comportarsi che va dall'informazione alla magistratura, alla politica, cioè c'è qualcosa che non ci sta. Ma lì probabilmente non basta la conserva come tutti gli interventi a posteriori sulla criminalità, sulla corruzione, quindi noi andiamo a colpire o a toccare il punto d'arrivo di un certo processo di criminalità. Per ribaltare alla vita, alla vita, alla formazione del cittadino. Mi rendo conto che c'è un'utopia tra noi, perché ma il problema della formazione della scuola è un problema essenziale. Questo è qualcosa che non piace alla qualità, questo forse lo sto a spiegare la spinta del mio intervento. Cioè quando io sento il catalogo che ha fatto lì, oppure molte cose che ho detto poco fa, ho l'impressione che noi andiamo già a valle di qualcosa che è maturato, che costituisce un problema specifico da affrontare perché invento l'emergenza. Quindi le banche, le fondazioni, la politica, il trasferimento sugli enti locali, le soddisfazioni della politica nazionale, tutte cose verissime e tutte cose di attualità che vanno affrontate. Però a monte di questo, se ne saliamo, se andiamo a monte, c'è una. Siamo accorti che per anni si è costruito la sabbia. C'è una mancanza di basi che è utile, è come l'educazione stradale, sì, tu puoi occupartene quando c'è quello che ammazza per conto le strisce, però bisogna andare a vedere come funzionano le scuole guida, cioè come si forma chi va per strada e chi deve occuparsi delle comunità delle persone che incontra il suo cammino, cioè non va non occuparsi di loro, c'è cioè, la tragedia. Quindi quello che voglio dire è probabilmente dovremmo forse anche forse distinguere quelli che sono gli interventi su singoli problemi che comportano dei programmi, delle iniziative specifiche, diciamo, possiamo dire quasi monotematiche, benissimo, però non dimentichiamo che ci sono delle situazioni di quadro che non perdono attualità, che stanno a monte, che è probabilmente questo che voglio dire. Grazie. Sentendo il relatore che abbiamo preceduto è che ci sono dei difetti.
realtà amicizie che non sono mai stati risolti, mai affrontati, magari sì, ma risolti, ma questo mi fa riflettere sulla situazione molto difficile che dobbiamo affrontare, perché come regola se una cosa è a morte del giorno da 20, 30, 40 anni non si risolve mai, io comincio ad essere molto dubbioso sulla possibilità di risolvere il contesto attuale. Ad esempio, scusi, mi dispiace. Allora, ad esempio, si ragiona sempre sulla semplificazione amministrativa. Da quanti anni io sento questo tema, non mi ricordo, sono stati ministri, deputati, cioè, non è mai cambiato nulla, semmai è cambiato il peggio, perché l'arroganza della pubblica amministrazione oggi è arrivata a un punto tale per cui non solo non sei un cittadino, sei un sindaco, sei ancora meno un sindaco, sei un subito non rispettato. Allora mi chiedo, perché non si è mai riusciti a cambiare questa cosa, questo fatto? Perché la forza del gruppo della pubblica amministrazione è talmente forte, siamo in tutela, in modo talmente organizzato che come si fa a cambiare la cosa? Se noi riuscissimo semplicemente a cambiare questo, già in Italia credo che migliorerebbe pochissimo, ma per cambiare questo, scusi, mi dispiace di parlare fuori, scusi. Ma io seguo lei. No, io non seguo lei, lei parla con un altro signore, no, per l'educazione. Scusi, ma io organizzati i servizi in un certo modo, che non
sentito per anni chiacchiere sui modelli di diri, modelli di là. La realtà vera è che in alcune aree del paese ci sono delle cure dignitose, in altre non ci sono. E questo spiega la migrazione sanitaria che c'è la regione italiana, per cui i disagi infiniti da questa gente si deve trasferire quando è malato, da un posto all'altro con la famiglia, cercandosi anche i soldi, perché è facile trovare un finanziamento, un luogo dove abitare mentre si è fuori casa. Però io, per tornare alla parola del primo, quanto mi a questo punto, non è come io proposito la finanziaria 2025 di definire gli standard di quantità, quantità e costo dei servizi sanitari. Cioè le regioni hanno a disposizione una certa quantità di risorse. Con quelle risorse devono garantire gli standard minimi di quantità. In base all'esigenza della popolazione, ad esempio sappiamo che oggi ci vogliono 200 interventi di bypass autocorrale con 1 milione di persone in Italia. I 200 interventi devono essere garantiti, non si deve andare all'estero a cercare quello che si può trovare qui se le regioni rispettano questi standard. Ma questi interventi devono anche essere di una certa qualità, quindi dobbiamo dire non solo che il fatto ma la mortalità a 30 giorni di questi interventi devono essere non inferiore al 90% di sopravvivenza. Quindi ecco che abbiamo un tanto di qualità da questo. E poi il costo, questo intervento non è scontato di 4.000 euro. Allora, tutto questo in 5, 6, 7 anni. Qualcosa non si fa niente, perché alle regioni da partire da dei limiti. Abbiamo un ministero che non porta più niente, ma il ministero ha il dovere di garantire i diritti dei cittadini per la salute. Però dobbiamo riportare in capo al ministero i compiti di tutela della salute, di diritti della salute, al servizio rispettivo, deve usare il servizio per verificare se il Stato è un buono a tutti. I soldi che mi diamo sono tanto buoni. Con quei soldi potete fare una cosa, certo, come quei servizi, con una certa quantità. Io vado a vedere il ministero, vado a verificare, se non è così, vado a commissariare la cosa, però vado a commissariare con il presidente della regione, che è quello che ha generato il disastro. Vado a commissariare con un esterno esperto, ecco, questo sarebbe un passo avanti enorme per la sicurezza italiana. Grazie. Importante in questo momento di evoluzione degli enti locali, già dalle regioni, il peso ma assolutamente strisciante, viene fuori, vorrei riferire un punto a questo, perché erano 87% circa di spesa del loro bilancio per la sanità. Voi capite bene questo. Che cosa significa? Allora, la prima domanda è perché dal 2005 non si è fatto. Questo è una esigenza che può avere il ministero, che è un'altra esigenza. Non ci sono. Questo è molto preoccupante. Ma l'altra preoccupazione è che questo sistema degenera dal pubblico, faccio un solo caso, ASL di massa, 400 milioni di euro, viene accusato il dirigente dell'ASL di massa, questo viene assolto e allora il buco chi l'ha fatto? Silenzio. L'opinione pubblica è smarrita. Piccola come quella di massa vuol dire che niente sia sotto controllo. Allora, fatto in un settore come la sanità, che ha a che fare con tutti noi, ha un valore in qualche modo dirompente in questo fenomeno dell'antipolitica che per imperare un po' sta facendo assoluta mancanza di responsabilità. Mi permetto di aggiungere anche ciò che avviene nel
già anche visto questo. Quindi se quella portata sul posto di uno schema di verifica della spesa possa accadere questo, ma allora il problema dov'è? Di qui l'importanza sul programma, no, ma certamente censiamo il punto, ma non mi azzardo a entrarci nel dettaglio, ma sottolineo l'importanza. Adesso mi ha abbandonato Polita, ma io chiamerei Ercolissi, se ho detto bene, vieni, prego, e darei più modo di dire la parola. Buongiorno, molte grazie per l'invito. Io sono stato invitato come rappresentante di Movo, non è orribile che i creativi dicono essere così orribile che non si dimentica, e però sono anche personalmente membro del board degli ordini della Forum, che è l'organizzazione che raggruppa i centri studi e le fondazioni che fanno capo al Partito Liberale Europeo, cioè all'ALDE. E parto proprio da questa mia caratteristica per rilevare una cosa. Tradizionalmente il mondo che si riferisce o che si richiama al liberalismo italiano è molto profondamente radicato nella cultura politica liberale italiana, soprattutto quella della prima metà del Novecento, e al tempo stesso è molto inconvertito sui temi che si dibattono nel nostro paese. E allora, quali sono le linee di frattura che, da quanto capisco, la società libera proporrebbe di affrontare in qualche modo, o di abbandonare o di risolvere attraverso la discussione delle cose concrete che ha proposto? E io credo che queste linee di frattura oggi non siano più così tanto quelle ideologiche tradizionali che dividevano, come dire, quelli che vengono definiti con una doppia definizione molto contraddittoria, neoliberali o liberali classici. Secondo me le due definizioni non possono andare insieme, perché o si è neo o si è classici, ma insomma abbiamo capito cosa ci riferiamo, oppure quelli che talvolta vengono definiti i sociali liberali. Che questa sia più una linea di frattura così attuale come molti ancora ritengono, perché sono cambiati i dati di partenza del Novecento, è cambiata la democrazia, sono cambiate le tecnologie, è cambiato il contesto geopolitico. Credo però che ce ne siano gli altri della nostra epoca, e da questo punto di vista mi pare che la proposta che fa la società libera in qualche modo di questo non riesce a venire a capo, come del resto nessuno di noi riesce a venire a capo. Ci sono delle linee di frattura che non riguardano tanto il dibattito politico italiano quanto quello europeo. E soprattutto la cosa principale di cui tutti noi dovremmo preoccuparci, non perché ci sono le elezioni europee, ma perché il problema della sopravvivenza è quello di esistere o non esistere, di se esiste o non si esiste, e si esiste come europeo nel mondo. Perché se non si esiste come europeo in mondo globale, non si esiste. C'è un posticino che si chiama Chongqing, in grandissimo sviluppo tecnologico ed economico, che ha 30 milioni di abitanti, una città cinese, metà dell'Italia, metà della Gran Bretagna, metà della Francia, 40% della Germania e molto di più della Spagna, della Polonia, eccetera, eccetera. L'Occidente non esiste. La civiltà liberale intesa come democrazia liberale, diritti umani, non esiste nel mondo, non avrà la possibilità di avere una voce nel mondo se non esiste un suo pilastro europeo occidentale come esisteva nel passato. E poi ci sono le linee di frattura invece italiane, che mi sembra siano un grosso ostacolo rispetto alla possibilità di ritrovarsi su alcune proposte specifiche, cosa per carità assolutamente condivisibile, che però non coglie il punto delle linee di frattura ineludibili, che sono, io credo, due soprattutto. La linea di frattura dell'etica pubblica. Io credo che negli ultimi 20 anni c'è stata e passata sull'Italia una tale catastrofe antropologica, non più soltanto politica, ma antropologica, che vista
dal di là delle Alpi risulta incomprensibile. Come è possibile che gli italiani si facciano ancora rappresentare in larga parte in questo modo? E c'è l'altra linea di frattura che riguarda il liberalismo europeo, comunque nel Parlamento europeo, ma comunque è la linea di frattura dei diritti civili. A questi si sovrappone invece in tale un'altra linea di frattura, che è quella della cosiddetta antipolitica, che è l'anticasta. Allora, qui il sistema delle garanzie costituzionali, sulla base di un'idea che noi viviamo in un paese che sarebbe il frutto di un accordo tra le culture politiche cattoliche e comuniste, viene completamente negletto sulla base di una teoria secondo la quale le norme, diciamo così, declamatorie e programmatiche della Costituzione italiana, che sicuramente sono il frutto di un accordo tra culture politiche cattoliche e comuniste, sarebbero il nucleo fondante di una Costituzione che quindi andrebbe sostanzialmente allontanata, quando invece, poiché all'epoca avevano giustamente paura gli uni degli altri, si ritrovavano su un sistema di freni e contrappesi profondamente liberale, del quale oggi si vuole sbarazzare. Allora, a me pare che nel momento in cui questo è il tema all'ordine del giorno, il ruolo è qualcosa di essenziale e fondamentale per la sopravvivenza stessa della democrazia liberale in Europa, in Italia e nel mondo, oppure possiamo liberarci del judicial review, per esempio, è qualche cosa che appartiene a temi ottocenteschi che ormai più non ci riguarda. Però se è così, una voce liberale a difesa delle garanzie dello Stato di diritto, io non l'ho sentita molto in questi anni in questo paese. Sembra quasi che non ne abbiamo più bisogno e che i problemi della governabilità e della democrazia consistano in un neocecopinismo che accomuna in qualche modo la destra berlusconiana e di Renziano, in forza del quale tutte le libertà liberali sarebbero da considerare ormai così garantite da non avere più bisogno di tutela giuridica. E poi c'è la partita dei diritti civili legati alla secolarizzazione, che è una partita che in Italia divide da destra e dalla sinistra, e io capisco l'imbarazzo dei tanti che si ritrovano con i berlusconiani oppure Renziano dall'identità incerta, ma quella è una componente assolutamente determinante dell'identità del liberalismo europeo oggi nel mondo. Venendo, e quindi questa è la perplessità di fondo rispetto alle caratteristiche delle iniziative che avete oggi proposto. Venendo al merito delle questioni, ne vorrei dire una soltanto, quella che riguarda la privatizzazione della RAI. Io quando ero nella mia vita precedente attivamente impegnato in politica, mentre oggi mi occupo di cose un pochino più eterne, ero un coloro che all'interno del Partito Radicale di cui ero amico con uno dei dirigenti, avevo insistito perché il monopolio RAI fosse inserito nel primo pacchetto di referendum che il Partito Radicale aveva proposto nel lontano 1974. Però come si fa a porre oggi questo problema all'ordine del giorno senza preliminarmente porre il problema della legislazione antitrust? Guardate che se lo spiegate al di là delle Alpi, la cosa sembra una barzelletta. Oggi noi da vent'anni in Italia abbiamo una situazione in base alla quale per uno delle due gruppi politici maggiori fare propaganda televisiva a pagamento significa fare una partita di giro e per l'altra componente significa finanziare l'avversario. Guardate che quando lo raccontate al di là delle Alpi si mettono a ridere, non pensano che questa sia una cosa possibile. Allora io sono favorevolissimo a privatizzare due e magari anche 3, 4, 5 reti RAI, però sono un prima che permesso la RAI a 15. Appunto. La BBC, che è internazionale perché è inglese, ne ha 5. No, ma io lo sapevo così, anche perché in Italia si è
problema era la quota pubblicitaria, sono i tempi che sono stati stabiliti dalla legge Gasparri. Allora, se questo non viene completamente e preliminarmente cambiato in modo praticale per assicurare il pluralismo dell'informazione e per risolvere il conflitto di interessi, la privatizzazione della RAI ha un ruolo ovviamente completamente diverso. Faccio un'altra proposta a quelle che sono state discusse da proposte della società libera, quindi riferisco all'ultimo intervento che c'è stato. Però la cosa richiederebbe troppo tempo e ho già parlato troppo, e riguarda precisamente la sanità. Io sto scrivendo un libro che avrebbe dovuto avere la prestazione della ministra della sanità olandese, che è stata purtroppo assassinata due settimane fa in Olanda, a proposito del modello di riforma della sanità che è stato introdotto in Olanda a partire dal 2006. Detto in poche parole, non è una cosa così complicata da capire che richiederebbe molto più tempo, si tratta di un sistema di assicurazioni obbligatorie che costringe i cittadini ad assicurarsi e però costringe anche le compagnie di assicurazione a prendere in carico, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute pregresse, tutti i cittadini. Questo è reso possibile attraverso un fondo di equalizzazione dei rischi che viene finanziato attraverso la fiscalità generale, che fa sì che vengano impediti quei costi assurdi della sanità americana che dipendono dal fatto che c'è un interesse contrastante, perché le compagnie di assicurazione vorrebbero assicurare soprattutto coloro i quali sono giovani in buona salute, coloro che hanno maggiormente bisogno di assicurazione sanitaria sono i vecchietti malati. Il sistema olandese prevede che ci sia una parte del premio assicurativo che viene pagato, come per tutti, direttamente dall'assicurato all'assicuratore, e il resto appunto finanziato attraverso la fiscalità generale e attraverso questo fondo di equalizzazione dei rischi che consente al meccanismo di funzionare, restando ai pubblici poteri l'obbligo di vigilare sulla qualità e sul rispetto dei diritti essenziali di assistenza che sono stabiliti dalla legge per tutti, e poi le compagnie possono liberamente competere per quel che riguarda le prestazioni che vanno al di là dei livelli essenziali di assistenza, che ovviamente possono essere oggetto di questo sistema. Se è prodotto in Italia e se è esteso anche alla privatizzazione dei prestatori, dei fornitori delle prestazioni, azzererebbe l'intermediazione parassitaria della politica sulla sanità e, a differenza di tutte le demagogicissime campagne anticasta che stanno riducendo la classe politica italiana sempre di più a una classe politica che sarà il modello di quella che è oggi la classe politica del PD o dei Grillini e che diventerà il modello del prossimo Parlamento, perché non esiste che si cumulino spaventosi vantaggi, svantaggi reputazionali a parte degli stipendi migliori della qualità del personale, che non succede in nessun ambito economico, non succederà neppure nella politica italiana. Invece di questo, una riforma di questo tipo, che riserva al potere pubblico il controllo sulla qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema, mentre attribuisca l'efficienza, cioè il rapporto tra i costi e i benefici, alla valutazione di carattere economico, avrebbe il vantaggio di azzerare l'intermediazione parassitaria della politica e molto più efficacemente di quello che fanno tutti gli attuali provvedimenti anticasta, senza danno della rappresentatività delle istituzioni democratiche e del sistema che c'è accennato sui costituzionali, azzererebbe sostanzialmente il buco nero vero della spesa pubblica italiana che è rappresentato soprattutto dalla spesa delle regioni. Su questo credo potremmo in futuro discutere. Grazie, scusate se sono stato domandato. Che stanno arricchendo molto questo nostro incontro, che comunque finirà con una mozione, quindi avremo l'onere di
di selezionare, di mettere in fila argomenti che poi non siamo in grado di mettere appunto con una azione. Vorrei intanto dirvi di coloro che avevo molto piacere di sentire, Delia Croci Marchesi, Falcone e Massari, il tempo comincia a stringere, quindi io se non ci sono altri interventi chiuderei qui e parlare. E intanto chiamerei Delia a dirci. E nel mentre che sale il pallone, prego. Io vorrei dire che la prima parte del ragionamento sono su schietta, nel senso che avendo io una figlia che lavora in Europa e non all'Unione Europea, risento molto della interpretazione europea dei fatti italiani, che sono fatti, permettetemi, molto complessi e sono fatti che richiederebbero, che forse i liberali non potrebbero fare, una serie di interventi. Ma vi pare possibile che la migliore Costituzione del mondo, nata tanti decenni fa, non sia possibile di vedere cosa è il principio e cosa è la formazione? Mi pare che non sia cambiato il mondo quel tanto che possa essere vista la Costituzione nella sua seconda parte, ma perché non si può affrontare la seconda parte? Siamo partiti da Tedeschi e la proliferazione legislativa che nei fatti, sotto la voce semplificazione, sotto le parole inglesi, sotto quello che voi volete, hanno impantanato questo paese. Io proporrei un confronto tra la natura della Costituzione italiana, della bellissima Costituzione italiana, che messo ha con un proliferare di legislazione che è pazzesco. Questo potrebbe essere, secondo me, un punto di incontro che, scontrandosi, dà un contributo realistico a prendere coscienza del perché, per esempio, la semplificazione d'Italia è stata una moltiplicazione di opere. Faccio solo due riferimenti: l'unione dei comuni, con in più una non elezione in questo momento. L'unione dei comuni è fatta come sovrastruttura ai comuni stessi, non solo non ha semplificato, ma aggiunto non per niente. Due, le famose società della salute. La società della salute non è che è dottor Leal, non è che ha semplificato, ma è una sovrastruttura rispetto alle altre, nel nome della semplificazione. E questo da che cosa è qui? Ho fatto solo questi due elementi per sottolineare l'importanza dei punti messa alla nostra attenzione dall'intervento di Percosi. E allora la parola ora al sarò, visto che siamo alla fine, verso la fine della mattinata, e anche gli ultimi, se i primi saranno stati parati. Guarda, Delia, non lamentate perché non siamo né alla fine della mattinata, perché abbiamo 10 persone iscritte a parlare. Adesso è stato detto che dobbiamo spingere. E si spingere, se andiamo in giro per il mondo raccontando la cosa. Mi vuol sempre. Quindi voglio dire, Presidente, scusi, dobbiamo chiudere la guerra nel mezzo e uscire, possibilmente da qui, con un documento. Quindi pregherei gli amici che devono ancora parlare, con grande cortesia, di attestarsi su 10 minuti. Perché il problema qui non è costruire l'enciclopedia pregrana stamattina. Il problema è che abbiamo posto due problemi. Il primo problema è: abbiamo voglia e capacità di lavorare insieme? Secondo problema, se sì, se no, amici, come prima, a Valle e ci vediamo il caffè. Se sì, vogliamo capire quali sono questi 5 problemi, tutti noi ce ne abbiamo dei migliori rispetto a questi 5 che noi abbiamo individuato, i quali andrebbero subito nel cestino e sostituire le nostre. Ma se parliamo di tutto e un po' di tutto, e per certo non arriveremo alla nostra obiettivo. Arriveremo a 1:30 non avendo capito che cosa abbiamo fatto qui questa mattina. Perdonaci, vai a vedere.
fatto, e questo mi farà risparmiare molto tempo. Se questo documento porterà delle soluzioni che società libera accetta, bene, se no siamo amici come prima, non potete rispondermi, a me ci trovo la fame. Qui, primo, siamo in un mondo di conformismo. Primo. Secondo punto, che poi si traducono questi enunciati nel documento. Abbiamo un conformismo pericolosissimo. Quando si alza 10 minuti, mi do la parola. C'è una crisi della cultura, ma la crisi della cultura, signori miei, nasce dalla riforma dei programmi della scuola elementare del 54, perché è inutile che veniamo qui a dire una cosa che è campata in aria come volere il preside elettivo, quando che significa costruire la casa da cieca, bene, noi dobbiamo semmai aprire le selezioni regionali, su questo sono d'accordo. Sul preside elettivo non mi pare che sia un problema particolarmente importante oggi, su cui ho scritto anni fa il legislatore del mio. Semmai, e questo mi ricordo alla professoressa Fuscari, non tanto come deputata regionale, ma come professoressa, semmai l'università ci ha messo, lo esercito per bloccare, ed è il terzo punto, per bloccare le riforme scellerate che da 40 anni stanno dissossando la scuola, noi la stiamo demolendo volontariamente. Allora noi ci lamentiamo che all'università arrivano i professori, i ragazzi di 20 anni che non sanno parlare. La Repubblica Panorama si sono divertiti a dire dottore analfabeta, benissimo, ma l'analfabeta è stato creato dal politico analfabeta ed è stato creato da un ministro super analfabeta, e faccio i nomi per due Argentini, Momo e tutti quelli che ci sono. Questa è adesso, io l'ho già contestata preventivamente, perché non si sa mai nella vita, con un articolo che è uscito sul Metro, che forse è più letto nel Corriere della Sera, cercando di bloccare con le mie misere forze, e se la società libera volesse mettere le sue anche, magari tante debolezze insieme fanno una forza. Qui abbiamo l'altro mostro, che è la sperimentazione semioculta del liceo quadriennale. Signori miei, noi adesso non ce lo proprio il liceo quadriennale. Demoliamo anche questo, e poi andiamo a casa. Altro di più ampio respiro, l'antipolitica. Signori miei, se abbiamo una stessa politica di analfabeti, di rilanciare, di gente che urla, di gente che non studia un documento, è evidente che poi il cittadino capisce quello che vuole capire. Uno apre la televisione e sente gridare il parlamento. Una volta si apriva la televisione e si sentiva parlare un uomo politico, poi il problema della classe politica è stato già trattato da altre persone, non di persone studiose. Quindi la classe politica è fondamentale, l'antipolitica non è la causa della classe politica scadente, è esattamente il contrario. È un uomo politico che tende a mantenersi la sua poltroncina o poltroncione, dipende da com'è, va bene, che crea il disamore per la politica. Che poi io vivo nella mia famiglia, non credo per altre cose. Allora, se credo di non essere ancora più difficile. Tutti questi punti. Ultimo dato politico, noi dobbiamo contrastare come liberali, c'è del campanello di Roma, ma ve la consento, contrastare come liberali la connivenza
e l'amministratore, o quando l'amministratore, e lo vediamo nel Ministero della Pubblica Istruzione, scavalca il politico perché questo non conosce la materia, allora evidentemente noi abbiamo praticamente di fronte una specie di baratto nel quale andiamo a cadere. Questo è qua. Se in ultima analisi avevo anche un'informazione che voi non potete avere, non tutti, che nel 2001 noi come associazione liberale già prevedemmo in questo documento mandato in giro che è fatto cadere nel vuoto come al solito perché non era fatto da Federico Roggero, la costituente liberale, quello che stiamo cercando di fare oggi. Quindi io consegno questo, che è molto più ampio di quello che ho detto, ma i concetti sono questi. Se ci siamo, ci siamo, se non ci siamo. Allora, io ringrazio molto per questo intervento. Trovo che sia un inserimento assolutamente congruente. Per l'altro punto, si può testare la convivenza, mi pare che l'intervento che ci aveva fatto Federico stamani mattina si sposi molto concretamente a questo tipo di esperienza. Ora cerchiamo di far convergere in tematiche emerse i contenuti culturali che sono possibili. Grazie. Possiamo bloccare anche la deriva delle riforme sulla scuola. Attento, uno che arriva e questo, se mi posso permettere, in questa fase storica, a mio modo di vedere, direi che non abbiamo la forza reale di poterlo portare avanti. Conviene sul fronte della scuola arrivare a dei casi concreti per poi salire a questa questa ovvietà che se però non è risolvibile, che ogni ministro che arriva si chiami Giannini, si chiami fa questo, diventa difficile per noi. Si tratta di priorità, non di importanza. Grazie, e via. Ecco. Un ringraziamento sincero alla Società Libera e a Vincenzo Polita per aver realizzato questa giornata di oggi, non facile perché i liberali sono individualisti, con obiettivi circoscritti che speriamo di raggiungere. Io l'ho stato invitato inizialmente come rappresentante di Campa Libera, giornalino online liberale, poi si è aggiunta un'altra qualifica, cioè quella di presidente dei liberali, perché si sta formando un nuovo movimento liberale, tra l'altro con tanti amici liberali storici, tra cui era grandissimo, Carlo Scondiglio, Urbani, Musso, Biondi, adesso non voglio citare tutti, che lanceremo a breve, che appunto la creazione dei liberali che si presenta, diciamo, sulla scena già affollata, ma senza la pretesa di omogeneità e soprattutto senza la pretesa in qualche modo di voler aggregare gli altri. Credo che non abbiamo fatto tanti tentativi di aggregarci. Oggi non è possibile pensare a una creazione di tanti movimenti liberali. Dopo 25 anni della fine del PLI hanno seguito anche strade diverse con personalismi diversi, credo che invece il metodo che si suggerisce ahorita, cioè quello di invece condividere alcuni punti molto precisi, possa essere un metodo più concreto. Poi magari potrà venire una volta dell'aggregazione, ma l'aggregazione adesso avviene appunto nel momento elettorale, quando comunque ci si confronta con diversi. E questo può essere un altro importante. Ma oggi concentriamoci invece su. Allora, due parole su questo. Intanto, che cosa non c'è in questi punti? Lo dico perché credo che sia una base comune data per scontata, che in qualche modo dovremmo costruire, forse non con il documento finale di questa riunione, ma che è emerso oggi chiaramente. Intanto, la riforma della legge elettorale. Questo naturalmente è un punto chiave per questo governo, un punto chiave per il Paese, la rappresentanza dei cittadini. Poi l'aspetto legato alla riforma della democrazia.
democrazia. Questo emerge in diversi interventi, che ci vanno a pensare, cioè l'impossibilità di riuscire a far funzionare il nostro Stato se non si definisce poi la democrazia come cosa della politica. Poi la riforma della tassazione, sia in termini di riduzione della tassazione sul lavoro e sul reddito, è consentito davanti invece di spostamento della logica di fiscale reforma verso tasse ambientali che invece vanno a colpire le attività che inquinano. Infine, la riforma allo Stato in senso stretto, sia nelle sue funzioni sia nella sua organizzazione, e anche qua mi sono piaciuti molto alcuni interventi che hanno evidenziato, l'ultimo quello di Arcoressi, come ad esempio ci siano modelli dove il grosso della spesa pubblica, come sapete, sono sanità, pensione e scuola. In alcuni esempi, è stato citato un olandese, non credo che lo ci dia una riflessione, potremmo sceglierne altri, in alcuni esempi, sono in realtà voci di spesa che si sono potute eliminare attraverso una forma di privatizzazione, ma non una privatizzazione senza regole, ma una privatizzazione che comunque dà delle garanzie ai cittadini. Ecco, di questo diciamo non abbiamo parlato, ma in qualche modo è il futuro, voglio dire, di una visione liberale del paese. Abbiamo invece parlato di alcuni punti molto concreti che sono quelli di Stato, e non voglio sottrarmi a rispondere insomma alla sua sollecitazione di dire questi possono essere la base comune. Io credo di sì, forse sono troppi, questo l'ha detto anche Morelli, nella mia logica, ma qua più notoria la sua deformazione professionale, forse ce ne sono un po' troppi sulla giustizia, ce ne sono quattro sulla giustizia che non sono pochi, forse non è ancora più importante, l'ha citato prima anche Valerio Tedesco, è quello che riguarda le società partecipate a livello locale. Oggi credo che in qualche modo disboscare quello che c'è, questo parte sul governo, però tutti hanno molto risorse pubbliche, sia importante quindi mettere un punto che cerca di andare ancora una volta alla logica della privatizzazione delle società pubbliche locali, che peraltro ci avrebbe imposto da tempo l'Unione Europea, la Commissione Europea, senza che noi abbiamo rispettato quella serie. Ecco, mi sembra che i due punti chiave che potrebbero accomunare questi diversi punti, i due aspetti chiave siano concentrarsi su punti in cui si prevede l'uscita dello Stato dall'autonomia, cioè un'invadenza dello Stato nell'autonomia, e quindi mi va benissimo, ad esempio, partire dalla RAI, un aspetto emblematico, non è solo l'uscita dello Stato dall'autonomia, che la RAI, state di dire anche delle associazioni, ma questo è sicuramente un punto chiaro, e l'altro è quello di recuperare spazi della società civile, dei cittadini, delle communities, diremmo in Inghilterra, riguardo a quella che è la vita sociale invece occupata dallo Stato. Ecco, forse se andiamo a focalizzarci su questi due aspetti, che ci sono in molti dei punti proposti, ripeto, quello di ridurre lo spazio dello Stato nell'economia, quello di ampliare lo spazio della società civile nella società, noi riusciamo a fare con proposte concrete, riusciamo a fare qualcosa che tocca immediatamente gli interessi dei cittadini in questo senso. Non parlo ovviamente di quello che c'è comune in termini di civiltà, in termini di liberali, come io credo che sia soprattutto un mito dei valori, questo mi ricordo quello che ha detto all'inizio Zanone, e sempre richiamando l'intervento mi pare una buona idea quella di terminare sicuramente con la mozione proposta da Unità, una mozione che a questo punto è sottoscritta da diverse organizzazioni liberali che hanno il suo peso, ma anche quella di fare un osservatorio sulle differenze, che una delle diversità di visioni che ci sono qui, a me convince poco per tante ragioni, ad altri invece qui visto che convince in più, però merita di essere una specie di sorvegliato speciale, e se da liberale vogliamo osservare il tasso di liberismo di quello che fa, sicuramente metterci qualche risorsa conoscitiva in questo ambito può essere. Grazie. Dei punti, vorrei solo sottolineare questo, se fosse possibile focalizzare in questo ambito, come si amplia lo spazio delle community rispetto alla formazione della scuola, che è un elemento che è venuto fuori, porto solo un esempio di casi che io conosco, che tutti conosciamo, dei ragazzi portati ad essere
coltivare i pomodori nei terreni presi alla mafia e che non riconoscono il gatto bianco che hanno vicino della loro città. Questa una modalità, un allargamento di questa presenza del privato, nella conoscenza di ciò che avviene nel suo territorio, potrebbe essere un operatore di più, se condividi, magari possiamo portarci sopra. Io la parlo da chiesa. Grazie. Io intervengo come rappresentante di Litere TV, c'è una telecamera alle vostre spalle che sta riprendendo in audio video questo incontro e poi verrà messo in discussione anche tutti sulla rete e su internet. Grazie a tutti la società libera, grazie a Vincenzo Vita, che mi lega una profonda amicizia per questa opportunità di intervenire. Vi parlerò di Litere TV nella seconda parte del mio intervento perché vorrei introdurre anche degli elementi che riguardano l'informazione, però prima vorrei dare un contributo anche al documento che deve uscire, voglio cogliere l'appello di Vincenzo molto accurato, che è quello che insomma non è sufficiente semplicemente parlarci per poi tornare nella nostra sede e poi ognuno, voglio dire, si cambia su vita la propria storia, ma questo deve essere poi un punto di partenza di un percorso che ci porterà al punto B, che ancora non è ben definito e quindi per questo è il lavoro che dobbiamo affrontare. Io vorrei lanciare un appello perché appunto il documento l'ho letto e vorrei chiedere di fare una breve riflessione, magari di sospendere il punto che riguarda la posizione della trattativa sindacale. Non tanto perché personalmente il sindacato lo faccio in quanto sono dirigente della FISA CGL, che è quel ramo della CGL che si occupa dei bancari, degli assicurativi e della riscossione, ma vi chiedo questo per darci la possibilità, e intervengo su questo proprio perché il sindacato lo faccio a livello locale, sono un dirigente a Catanzaro. Perché per ragionare soltanto sulla trattenuta sindacale è riduttivo. Il problema forse del sindacato e della rappresentanza forse è un po' più complesso. L'abolizione della trattenuta crea dei problemi molto semplici. Innanzitutto partiamo dal presupposto che oggi iscriversi al sindacato è molto semplice, basta depositare in azienda un semplice modulo, ma è anche molto semplice uscire, perché con lo stesso modulo si può utilizzare, al contrario, si esce molto facilmente dall'iscrizione al sindacato con qualsiasi lavoro. Poi l'esercizio della trattenuta in busta paga, che non è altro che un rico con una trattenuta su uno stipendio di 1.300 euro, 9,80 euro, 10 euro, qualcosa del genere, quello lì è un esercizio talmente automatizzato e le procedure con il versamento sono talmente automatizzate. E francamente vi dico, non è questo il problema è chiaramente politico. E però la trattenuta sindacale, vedete, la maggior parte degli iscritti al sindacato sono persone che portano a casa 1.200-1.300 euro. Nel momento in cui io faccio la trattenuta di 10 euro al mese, io ho reso un servizio a quella persona che probabilmente se deve correre al sindacato e versare i suoi 100, 110, 120 euro, questo costituisce, in un'unica soluzione, questo costituisce un problema. Se cala drasticamente il numero di questi iscritti al sindacato, che peraltro non sono tantissimi, e qui ci rifacciamo un problema politico di fondo, che cosa succede? Io che al sindacato lo faccio tutti i giorni, io voglio spiegare una cosa molto banale: la maggior parte di queste risorse che vengono raccolte attraverso le trattenute sindacali servono alla rappresentanza sindacale aziendale e ai dirigenti per far risolvere i problemi quotidiani dei lavoratori nell'azienda. Vedete, 19 parti su 20 del lavoro che viene fatto nelle camere del lavoro, parlo per la CGL, poi la sindacati, dei loro centri, ma 19 fatti su 20 in questo lavoro si basa sul volontariato, su ore, e questi dirigenti, questi rappresentanti
sindacali dedicano alla soluzione, ripeto, quotidiana dei problemi dei lavoratori sui posti di lavoro. Le risorse economiche che vengono impiegate e in larga misura vengono utilizzate appunto la parte sindacale sono le stesse vive che l'anno scorso, per esempio, molto banalmente, io lavoro in un'azienda che è Carige, che oggi vive un momento di gravissima difficoltà, e senza quelle risorse io nel 2013 non mi sarei potuto recare a Milano una ventina di volte per poter risolvere, ripeto, i problemi quotidiani. Quindi la mia proposta sarebbe quella di fare certamente un approfondimento sulla proposta dell'abolizione della trattativa sindacale e in questo momento magari di sospendere per appunto sul documento, anzi questa proposta qui non so se la procedura sarà di voto o non di voto, come volete non mi raccogliere, sono disponibile da tecnico della materia, perché lo faccio tutti i giorni. Signor Ordine, siamo tutti d'accordo nell'abolirlo l'ultimo punto perché è superto, perché se no non ci combina a parlare del sindacato finalmente. E quindi fa propaganda anche al sindacato che è una cosa che è liberale e scarsamente simpatica. Allora, io sono per l'abolizione, non possiamo, perché sul prezzo ci sono 8 di punti qui, e quindi siamo d'accordo, o c'è qualcuno che non vuole proprio questa trattenuta sindacale? Io parlo di sospensione. Allora, il problema è questo, non so se ancora sia così, ma quando c'erano le trattenute sindacali a scuola, io sono stato iscritto allo SNAS per alcuni anni per dirne amaramente, per uscirne si sono dovute studiare in 7, perché c'era una norma di legge che i sindacati avevano ottenuto che la trattenuta è un automatismo. È un automatismo. Quindi per me prima ci togliamo questo capitolo, con intendendo e poi la volete mettere, non avete fatto io non. Come documento io quando sarà finito lo dovrò portare a Milano e mettiamo un direttivo che si riunisce subito prima per darvi quello che io consegno al Presidente, per poco di più se siamo d'accordo no, su quello che viene elencato. È un automatismo che oggi viene scardinato semplicemente dalla volontà della lavoratore di depositare presso l'ufficio competente. No, sbaglia, allora sì, non lo so, ci stavo pensando. Aveva messo il metodo bene, vabbè, però sono quello da una parte, il momento di contesto mia, io non conosco che io sono riuscito, a me non c'è un metodo, perché se posso non la testa. No, 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 come si può ritirare dei punti proposti, dei punti adesso non poi leggiamo il documento naturalmente, era per accelerare i tempi, se su questo proposti io veramente. Non facciamo le barricate, voglio dire. Ok. Io ho capito. Allora, gli ultimi due punti voglio dedicarmi all'informazione. Vabbè, noi mettiamo veramente a disposizione di tutta quest'area minerale il nostro progetto di TV. Spero che possa farlo, diciamo, simpatia già soltanto dal nome, perché anche un suo titolo che sta per osservare al cuore simpatia, perché oltre a chiamarsi Liberi di Cura, trovate tutto su www.liberidicura.it, il sottotitolo è Liberi Spazi di Parola. Cioè il nostro è un progetto partecipativo, per cui pensando un po' a quello che era la chimera dell'informazione italiana e al successo del fronte di Liberi di Cura, no? Non sono pensato che ci sia a Casaleggio, insieme a Libro che si chiude in una stanza segreta e studia delle strategie particolari, e continua ad essere, diciamo, uno dei siti internet più visitati, più partecipati al mondo, attenzione, al mondo. Questi sono elementi che tragono un po' di gatto, e il segreto custodito dalla bassa voce è chiaramente non c'è, ma il successo del blocco di libro, questo si sovrappone al grosso problema delle l'Italia è diventata una compagnia di giro di qualche migliaia forse di persone che parla poi forse ad altre 2-3.000 persone che si occupano di politica, che si mandano tutti i giorni messaggi attraverso i vari giornali
progetto che noi mettiamo a disposizione di tutta la nostra associazione, magari anche a qualche intervento di Vincenzo Polita, che voglio dire da un paio d'anni con insistenza e con regolarità si fa in questa storia e conduce una trasmissione, magari con una di queste armi liberali che ci sono in Italia, può avere sul livello di comune contro lo spazio di collaborazione. Allora, buongiorno a tutti, cercherò di essere veloce e sintetico, anche perché penso di essere più giovane, anche come taglio del mio Presidente del Consiglio. Depone male, ma bisogna avere fiducia dei giovani, no? Allora, per una tale problema, vengo a raccontare tutti quanti noi quanto siamo liberali, chi sono liberali, che cos'è il pensiero liberale, volevo aggiungere, se manca una proposta alla mozione finale, aggiungere un'altra tematica più, anche se poi potremmo definire una mezz'altra circostanza. Ed è un problema che in questo paese fondamentalmente non si parla mai di quello che è la cultura, ovvero dei beni culturali. Questo è un paese che, come voi ben sapete, ha il 60% del patrimonio artistico mondiale. Questo è un paese dove una classe politica, prima soprattutto adesso, continua, che nel tempo a non saper gestire, non saper valorizzare e non saper poi portare a casa il risultato. Qual è il risultato di una nazione così importante con queste grandi risorse? Che è l'industria del bene culturale, è quella di, in attesa che arrivi un piano industriale, un piano occupazionale, eccetera, capire che è un'industria importante per il paese, dovrebbe essere la prima industria del paese, dovrebbe essere un posto e un luogo e diciamo, una possibilità anche per il rilancio occupazionale. Che cosa fa allora detto questo? Comunque, per quanto riguarda vorrei fare anche degli esempi, così capiamo meglio anche bisogna un cambio pensiero. Faccio un esempio, Roma è la capitale del paese ed è tra città e nazioni quella con la maggior concentrazione di paesi oggi della nazione e ha tra i più importanti a partire dal Colosseo. Ora parliamo di come gestire in termini liberali beni culturali. Allora tutti quanti noi ci ricordiamo dello stanziamento di Della Valle per fare un primo intervento al Colosseo, fondi bloccati, fondi gestiti dalla Chiesa Padova Settimanale, la burocrazia che rallenta le diciamo sovvenzioni esterne per fare praticamente a costo zero i nostri beni e quindi questo primo problema, i tempi lunghi e le cose mal gestite. Poi possiamo andare ad esempio su altri siti, sempre romani, per vedere qua nella mia città, e prendo ad esempio il Castel Sant'Anna. Voi sapete che nel mausoleo di Adriano, nella prima due a Roma, si era degli imperatori di Antica Roma, ma Adriano, che l'altro è quello bellissimo che sta accanto alla pace. L'agosto è chiuso dal Senato 5, 6, 7 anni perché Roma capitale dei fondi, ma quando poi la gestione fallimentare dei beni culturali di Roma e della nazione ha spostato fondi a cose o amici e amici per fare opere inutili. Abbiamo speso 270 milioni di euro per fare la prima parte della Roma di Fuxas, soldi per me contati, preferisco rimettere a posto il Colosseo, la pace mausoleo di Augusto, rimettere a posto i fori e tutta la parte archeologica bella e potenziale di questa città, e poi trarre profitto attraverso un discorso di introiti statali a costo zero. E allora qua siamo alla proposta liberale, farlo attraverso le associazioni e le società private. Allora, per esempio, io ho un'idea che ho espresso più volte all'amico Vincenzo, a cui
punto di vista liberale, tutto il vario corpus frammentato del mondo liberale. Come diceva prima Valerio Zanone, nel suo primo intervento, parlava appunto del disperso mondo dell'associazionismo liberale. Certo, questo è vero, perché noi liberali siamo tanto capaci di essere in pochi rispetto ai tanti, che non sono, siamo tanto capaci di essere troppo egoisti e egocentrici, per cui se ce ne sono mille in questo paese riusciamo a fare mille e un'associazione, a creare 1500 luoghi, e non riusciamo a fare la nostra vita. Questo è un problema che non soltanto ci porta, come dicevo prima, problemi appunto alla nazione, come ho detto prima, per quanto riguarda i beni culturali, ma ci porta problematiche sia dal punto di vista politica interna che dal punto di vista politica internazionale. Allora la mia proposta che vorrei proprio aggiungere qual è? La gestione a costo zero di tutto quello che è il patrimonio artistico del paese che risiede all'interno dei musei, dei grandi musei italiani. Forse voi non lo sapete, ma negli scantinati, nei Carroni, nei grossi musei italiani a Roma, ce ne sono tantissimi edificati, c'è un immenso patrimonio artistico buttato, appoggiato, che fa quadri, strade, bronzi, qualsiasi cosa, e non viene né valorizzato né usufruito dagli spettatori, che possono essere sia i romani stessi che gli italiani che gli stranieri, e quindi neanche messo a profitto. Allora, meno di idee di mettere a profitto i beni culturali, bisognerebbe censire e continuare a censire questi che oggi pare siano 150.000 oggetti in questi musei, rimetterli a posto e fare, diciamo, volano anche per il Ministero dei Beni Culturali. Ora, come fare? In Italia non si può alienare il patrimonio dei beni artistici, perfetto. Allora, noi possiamo a costo zero farlo mettere a posto, adesso si scrive in qualche modo, e affittarlo. Allora, il mondo, visto che si fa di globalizzazione, è fatto in tantissimi paesi, nazioni, eccetera, e tanti di questi paesi vorrebbero avere magari anche la possibilità di aprire su quel territorio nazionale un museo, un qualche cosa che dia, diciamo, un pezzo di storia anche nel proprio paese, ma che comunque possa impressionire il proprio territorio. Perché non fare, dopo il censimento, delle gare d'appalto a lotti di tutti questi che sono i beni culturali mobili del paese, farli sistemare, affittarli, poi cioè di affittarli a un tot numero di anni, che possono essere 50, 80, cose variabili, affittarli a questi paesi stranieri, prende però il restauro dei nostri giovani restauratori italiani che per forza di cose sono sempre preparati nel mondo. Allora, questa è un'ipotesi. Mettiamo a posto le nostre cose, dando lavoro ai giovani restauratori, le facciamo delle gare d'appalto per affittare a stati esteri, e quindi facciamo pubblicità per il nostro paese, e quindi facciamo anche risorse pesce dei nostri beni, per oggi si vedrebbe, e per le iniziative culturali. E ultimo punto è la burocrazia che c'è nel mondo dei beni culturali. Allora, io che ho avuto la fortuna di fare campagna elettorale al Presidente lì come candidato sindaco per Roma, ho sempre portato l'esempio del Pantheon. Il Pantheon è uno dei bei siti monumenti archeologici di questo paese, è inaccettabile che questo luogo non sia un posto a cui si possa accettare pagamento. In qualsiasi paese del mondo tu possa spostare il Pantheon, che sia la Francia o la Burkina Faso, chiunque lo saprebbe valorizzare e quindi mettere a vento. Perché in questo paese non si può fare? Perché in questo paese ci sono dei conflitti di competenza, la burocrazia. Allora il Pantheon, se è soggetto per beni culturali, quindi a un controllo statale, ma allo stesso tempo comunale o regionale, non potrà mai essere messo a vento. E quindi qua andiamo sul problema della burocrazia. Per finire, e concludo, per fare tutto questo e per portare a casa i punti di questa mozione di oggi, sarà un successo se riusciremo a poi, secondo me, perlomeno tre punti che, su cui tutti quanti vogliamo espressare in maniera coerente, ci vogliamo seriamente impegnare, a prescindere dalle sigle di appartenenza, io rappresento.
cerchiamo di dimostrarlo, perché qua in questo paese purtroppo gli liberali sono soltanto pronti per essere candidati e pronti per dire a loro, i liberali si devono sporcare, i liberali devono cominciare a fare come fanno altri pezzi radicali, a scendere le piazze, fare proposte e lavorare, perché se no continueremo a stare in questi paesi, in questi incontri, in questi paesi di dibattiti dinamici e continueremo a raccontarci quando siamo belli, quando siamo belli, quando ci per il nostro pensiero. Prima di essere candidati a qualsiasi cosa, a livello istituzionale, bisogna dimostrare il nostro valore. Se no saremo tanto quanto quelli che ci hanno raggiunto fino adesso all'interno del governo, all'interno del Parlamento. Siamo arrivati ad avere 5 Stelle in Parlamento, che vuol dire che la classe politica ha fallito. Cerchiamo di dimostrare che esiste una classe politica potenziale, a parte di generazioni, che è migliore, che sappia essere migliore. Allora cerchiamo di portare avanti questa mozione, cerchiamo un po' di renderla attuale e quindi e quant'altro sia poi diciamo tempo ad andare fuori da questo consenso, da questa riunione, quindi attivamente a portare a casa questo tipo di proposta per il nostro assegnante, per cercare di far vedere che i liberali esistono, ma i liberali esistono in questo paese, non si tirano fuori l'ennesima sigla generale, l'ennesimo partito, l'ennesimo movimento, ma quando sapranno essere responsabili, andare per strada e portare la loro voce e la propria azione politica. A quel punto potremo sperare che nel paese, sia a livello di politica interna che internazionale, i liberali saranno riconosciuti e saranno votati. Grazie. Grazie veramente, un esempio di come ciò sia possibile. Non per Santa Croce di Firenze, perché la conoscete, ha investito 500.000 euro per la messa in sicurezza delle opere che l'alluvione ha ovviamente travolto, a cominciare dal crocifisso di Simone Prego Comodi, dal crocifisso di Onore, e la posta in sicurezza è stata, soprattutto il pagamento dello Stato, e poi la posta in sicurezza è stata finanziata al biglietto che nella basilica di Santa Croce, di proprietà del Ministero dell'Interno, per la cosa potete capire quale, e l'altra metà del comune di Firenze, va bene, è stato possibile mettere un biglietto in una basilica dove c'è un esercizio di culto. Siccome queste cose sono avvenute e le possiamo studiare, vogliamo studiarle in modo tale da capire che cosa di questo. Il fatto che Santa Croce è una secondaria, Santa Croce, quanti non sanno questo, ma fatto degli italiani, come sapete c'è una dimensione religiosa e una dimensione civile molto accentuata, che è riconosciuta e riconoscibile. E io invito quindi ad analizzare quei casi concreti in cui complessi, così complessi, pensate all'interfaccia con i funzionari del Ministero dell'Interno, pensate all'interfaccia con le mani del comune, pensate ai frati francescani che ci stanno dentro, pensate a una serie di cose, è stato possibile. E anzi, vi invito il 3 maggio all'inaugurazione di questo trasferimento in sicurezza delle opere dal Gerardo Colombo della Basilica di Santa Croce, che è 4-5 metri, quindi non è più a rischio di inaugurazione, per poter vedere e studiare un caso assolutamente complesso, ma assolutamente reale, che va sulla scena. Grazie, io saluto volevo dire che oggi Stefano Toscani, che incontro con il tempo su cui ci vedevamo, e voglio dire da subito che condivido l'approccio che è stato dato a questo tipo di analisi di singoli punti con un taglio culturale appropriato perché un modo per elaborare il metodo liberale. Quindi quando anche la Stefano ci diceva che dobbiamo sapere qual è il metodo della cultura è il metodo liberale, come è stato sviluppato dopo, per quanto mi riguarda noi condivido il nostro del settore di istruzione e ricerca scientifica del Partito Liberale Italiano, se poi lì dentro queste cose che ne abbiamo discusse, che
qualche modo possiamo anche socializzare e partecipare insieme a voi, è un'occasione importante. Io condivido sia l'impostazione sia il merito, anche nei contenuti, per cui anche la domanda che Guida faceva, ecco, lo sottoscriviamo. Io voglio aggiungere una cosa sulla scuola. L'idea, la condividiamo, la nostra relazione del capo istituto, la condividiamo pienamente, perché è un'evoluzione necessaria rispetto a quella che è stata l'introduzione del conoscimento e anche in costituzione dell'autonomia dell'istituzione scolastica. Non si può avere l'autonomia con un capo istituto che sia comunque un burocrate dipendente. L'autonomia va organizzata attraverso la lezione dell'istituto, sempre veramente un rettore dell'università viene eletto, e anche lì c'è una tutelare l'autonomia dell'università, anche nelle scuole che si va realizzando. Secondo noi questo è un obiettivo importante, però mi pare che qualche intervento prima richiamava la necessità di diventare folle. Ci sono individualismi, anche questo è una ricchezza.
che era quello di un terrorismo, sfocio nel terrorismo, rischiamo di avere una classificazione di una colonizzazione del pensiero attraverso anche le organizzazioni che non riescono ad avere un respiro politico. E fondamentale anche porsi questa domanda, perché l'esperienza, per esempio, che citava la professione dell'arte, cioè qui abbiamo la necessità di capire perché anche a livello europeo poi si inseguono situazioni in cui è difficile capire ieri il Partito Democratico ha deciso di entrare in insieme, non solo di parte quello di Croce, per dire, ieri, quindi l'area socialista, l'area democristiana, che era popolare, ma l'area peramericana non c'è, c'è questa grossa, troppa organizzazione. Che diventa un'organizzazione del pensiero, ma questo pensiero non è organizzato, questo qui, credo che questo debba essere un motivo di riflessione, passando attraverso il discorso delle assemblee elettive, e l'Italia, che è uno dei temi che suggerisco, dai consigli comunali fino al Parlamento, le assemblee elettive contano pochissimo. Abbiamo poco, ma per tutto il sindaco, il presidente del governatore, e ora anche il presidente del consiglio, che sono uomini soli al comando, e nel rapporto delle cose che faceva prima, mi pare che era un delitto del Donato, passa attraverso quel tipo di consiglio, il consiglio comunale conta niente, il bilancio fatto quel ruolo, perché non c'è partecipazione, perché gli organi elettivi non contano più, contano solo queste persone, queste persone, assieme alla società che abbiamo giunto, assieme alla società europea liberale. Il fatto solo un caso
caso esiste una commissione, certamente la sottolineo di me, che ha compito di occuparsi della valutazione, trasparenza, integrazione delle amministrazioni pubbliche. Ma vi pare che questa sia una cosa che qualcuno o qualche professore, anzi sappiamo anche come si chiama il Presidente, che è padre di un ex sottosegretario, vi pare che serva a un'istituzione del genere? Allora sono state create istituzioni che sotto il nome di autorità non servono a niente. Quindi io propongo che andiamo a scovarle e chiediamo che vengano eliminate con i conseguenti strumenti. Nella nascita delle autorità lo Stato ha seguito lo stesso procedimento che io mi permetto di chiamare. Della politica è quello che le leggi diventano l'albi come corollario della politica degli annunci, cioè si annuncia ciò che si prevedeva quello che si pretendono di fare, dopodiché invece di fare questi miracoli si fanno delle leggi che tanto non verranno da parte perché il nuovo governo federale non farà delle nuove, e con queste leggi si fa l'ingolfamento giuridico nel quale si trova il paese, l'infantilsi delle istituzioni della pubblica amministrazione, che è quello che ci ha portato lo Stato centrale. Alla radice di tutto c'è la sovrapproduzione di leggi inutili e in realtà molto complicate, e l'affondamento delle istituzioni da dove non si vedono. Questo modello, le conseguenze sono state già dette tutti, la qualità della vita della gente, le competenze, la crisi economica, la difficoltà economica, eccetera. Allora, lo stesso, come la questione delle autorità, lo stesso modello è stato applicato sulla giustizia amministrativa. Per cui abbiamo, la politica ha pensato di compensare il fatto che il Stato è in grado di paralizzare quelle rare decisioni che vengono prese, inventando delle autorità in aggiunta a quelle che come negli altri paesi ci sono e servono, che non c'è la niente, che non c'è la trasporti, o c'è un ministero dei trasporti o c'è la solidarietà dei trasporti. Quindi noi abbiamo proposto lo stesso business model, cioè di cose inutili per mascherare la conservazione e addirittura della creazione di nuove istituzioni per accontentare i propri clienti, il modo del fare, della gente. Allora, quello che io propongo è, è un dato di fatto assolutamente insostenibile.
in un contesto in cui i giudici e i responsabili se loro si guarda la parte, quando produce, come lavora, se prima o se non prima, se fa qualcosa, chiudere questa valvola significa assolutamente chiudere il mondo. Noi già abbiamo provato la tradizione di quando fanno estenizia a sé. Con la legge sulla droga abbiamo risultato un inesistibile nei processi delle droghe. Questo dovrebbe il fatto che i processi, ci sono processi sui ruoli, anche dal 1996. Io ho processi dal 1996 che non si definiscono e che non si scelgono. Tanto è vero che il legislatore si è accorto ed è intervenuto modificare la legge d'ora che è il livello pubblico del sistema giudiziario italiano. La legge sulla droga che con il momento delle leggi, con l'indeterminazione per la leggera e per esami, aveva determinato non prescrittiva. Con il risultato che quando non c'è stata formata la lista testa, non mette l'indirizzo del testo, non mette come si chiama, non mette dove sta, di fatto sono testi che vedete, di fatto magari che lavorano così, il processo va avanti sempre si parla. Nessuno può chiudere il video, scrittivi nessuno lo può fare. Grazie a questo processo noi abbiamo fatto 200 processi, quindi se pensa la nostra base. Non so se è ulteriormente, guardate, qui ci sono anche su questo approfondimento. È vero che si fa un uso politico della questione della capitale, perché quello che c'è l'altro non può essere vero. È vero che si fa un uso mediato della questione della capitale, della nazionale, per le vere compagnie, in realtà sono convinto che sia questo accade, ma è anche per tanto vero che a volte non sa la questione della capitale, che poi diventano assolutamente tanti. Il nocciolo, secondo me, è il problema di umano. Noi dobbiamo avere molti principi fondamentali della cultura liberale, dei cinque vincoli. Noi abbiamo un potere assolutamente responsabile, incontrollabile, che non risponde ai suoi errori e alle sue insufficienze. Se noi non partiamo da questo principio, che è un principio di libertà, noi non riusciamo a intervenire sugli altri principi. Responsabilità della giustizia. Vi posso dire, qui c'è la sentenza di un avvocato, io avvocato di minore evidenze, che iniziano con 3 ore di ritardo, 4 ore di ritardo, con processi di decine di anni di funzione in cui i collegi non hanno neanche il fascicolo, cioè per evitare i processi da 20 anni di funzione, i tribunali non hanno neanche il fascicolo, quindi non solo non lo hanno potuto leggere per non c'è, ma non è neanche qui in condizione di poterlo leggere. Questa è la situazione reale della giustizia, non è che la situazione reale di chi va a porto di un tribunale. Noi, questo è la sì, ci sono le soluzioni, ma è che no, questa è la idea non solo per il frutto di un patente di scopi di uno che dice che è da fare, ho visto fare processi evidentissimi per il frutto di una marina terza, ho visto, che ne so, situazioni anche che sono di molto meno di un anno, ma bisogna stare per venire sul vicino del livello di età, per essere detto. Questo è tutto. Paolo Maccio si è parlato tanto della sanità. Io vi dico, il grande problema è questo, avendo un grosso impatto mediato, una linea di continuità. Tanto che fa quando la il Partito Liberale si opponeva alla riforma delle regioni così come è stata fatta. I problemi per la finanza pubblica italiana, i problemi per la sanità, i problemi per la legalità dei minimi sono nati da lì, quando il Partito Liberale si opponeva a quel tipo di riforma, per come era stata posta e anche per le regioni. I fatti non hanno dimostrato in termini di efficienza della sanità, ma hanno dimostrato anche casi in termini di corruzione, di sprechi, di intervento e della spesa pubblica. Bisogna mettere mano con estrema decisione a questa riforma. Bisogna fare la riforma regionale. E non è che si può fare una volta a niente, non serve a niente, cosa sta portando a problemi, e non è la propria rinuncia del cantore collega di Stato, che è stato il nostro rapporto della professione valorizzata del Partito Liberale. Voglio dire, sarebbe un discorso di politica, che è un discorso attuale, che è un discorso veramente interessante, che è un discorso complessivo di identificare su quella loro che i presidenti stavano tutti agli anni in quelle amministrazioni. Quindi io credo che sia di facile sostenibilità pubblica, quindi io direi fermare il discorso di giustizia perché così come è un ripartire dal discorso delle relazioni dei colleghi di responsabilità del giudice e intervenire sul discorso delle leggi. Grazie a tutti voi, grazie a tutti a lì.
libera che ha promosso questo incontro, ma innanzitutto devo dire che Vincenzo Vita ha individuato le condizioni per cui si può superare, trovare delle caratteristiche puntuali, obiettivi che possano essere condivisi, fruibili e spendibili. I liberali hanno delle soluzioni, gli italiani hanno dei problemi, dobbiamo cercare di far sapere gli italiani che hanno delle credo che il metodo scozzese, quello che gli dico a un caro, proprio per contadini e per errori da davanti, sia quello che meglio ci può rappresentare. Ringrazio da Giorgio che ha parlato della situazione informale delle carceri, poi ci tornerò, ma ringrazio anche lei, Ministro Toscani, perché parlando di informare la Costituzione ha dimostrato una idea di fondo dell'Italia. Come saremo se una Repubblica non siamo stati lì, perché le istituzioni stesse non rispettano i propri ordinamenti. E questo è quanto di più liberale possa accadere. Detto questo, io voglio accingermi a portare qualche tema su cui l'Italia si intende per il primo, la RAI. Io credo che sia veramente un processo di liberalizzazione vero, così come avete detto, nel caso lanciato la campagna fuori i partiti delle banche, bisognerebbe cacciare via i partiti della RAI. E Antonio Clini ha individuato bene come il sistema dei partiti cercando di essere pubblico. Noi siamo addirittura non solo per portare la decisione delle reti, ma noi vorremmo rappresentare il potere delle reti. E vi ricordo che l'Italia non è stato un diritto, per meno di dicembre prende per la decisione della RAI. Soltanto che poi non è stata mai attuata, noi abbiamo un'anzi di forza di legge e non è stata attuata la discussione di tutto. Ma non solo, nel 2006 i radicali sono andati in Parlamento, loro erano proprietari, presentavano le proposte di legge della quindicesima e sedicesima legislatura per organizzare, cioè le tre reti liberali. Tutte e tre le reti che dovrebbero essere privatizzate, dopodiché si dovrebbe fare un'asta del servizio pubblico, il pagamento del canale, poi la società che di volta in volta, pur essendo privata, svolge il servizio pubblico sul modello di Radio Radicale. E Radio Radicale vota la gara contro la RAI e duplica il servizio del Parlamento, proprio perché vorrebbe dimostrare che si può prendere un ottimo servizio a minor prezzo. La RAI non vuole avere bilanci, non vuole far sapere quanto proviene dal canale e quanto proviene invece dalla pubblicità, e quindi si duplica il tutto con le polemiche. Comunque, noi abbiamo la necessità di avere anche un servizio pubblico che faccia ben conoscere, per esempio, i liberali, le nostre istituzioni. I liberali non hanno accesso in televisione, tantomeno i radicali. Il centro di ascolto radicale ha dimostrato come ci siano non solo mai delle reti appaltate a dei partiti, ma ci sono delle trasmissioni appaltate da alcuni politici. Il caso di Valora della Pomerini è emblematico. Fermo qui, diciamo, c'è anche un grande economico perché una stima prudente della professione della RAI è di 5 miliardi. In un momento come questo, per poter aprire al mercato per fare un'informazione e ottenere anche un vantaggio economico, sia qualcosa di necessario. Sulle trasferte sindacali, io saluto Marco Marchese, ho un'idea però insomma, un pochino diversa. Le trattenute sindacali sono un meccanismo che hanno qualche difficoltà nell'uscita, insomma. Noi presentavamo un referendum nel 2000, non raggiungiamo il quorum perché non c'è più informazione, ma il 62% degli italiani era a favore, perché entrare nel meccanismo delle trattenute è fatto scende un po' di meno. La radicale italiana è nata con una campagna, un giornale, allora che era diretto da Perpetuo, proprio per far conoscere i nomi di cui si usciva, perché il sindacato non ha grande interesse a farlo. Come si esce. Ma c'è poi un problema di rappresentanza, insomma. Questi la legge sono associazioni maggiormente rappresentative, però vengono scollegate persino anche dalla rappresentatività concreta, poi l'iscrizione, quello il voto quotidiano, magari tu sei d'accordo su quello che fa. Quindi una rappresentatività della legge che consente anche di non avere questo problema di grande informazione su conoscenza. Le aziende settore dato se svolge una funzione pubblica, però così come la legge che ho dato la mancata attuazione dell'articolo 49, io ho detto che si prendono due volte tanti soldi pubblici dei partiti, senza attuazione dell'articolo 39, ennesimo dato programmatico, una costituzione più bella del mondo.
partendo dalla proposta che può apparire secondo la loro amnistia, l'amnistia non è solo far uscire la gente del carcere, l'amnistia è anche far sì che si possa nombrare dei tavoli dei magistrati in tutte le parti dipendenti e successivamente, una volta che i carceri hanno raggiunto delle condizioni di dignità, noi abbiamo delle sentenze di condanna per la lunghezza dei processi e per l'affollamento delle carceri, dico solo che lo spazio concesso ai nostri detenuti è inferiore a quello che è quello dell'allenamento degli animali, quindi non è assolutamente detto questo, cioè detto che l'amnistia serve a creare le condizioni poi per riformare per tutta la legge Bossini, i Giovanardi, ma sulla questione della terra è una cosa sempre prima, persino nel 2015, noi quest'estate siamo stati impegnati perché volevamo evitare che un sistema così dopo di fatto prendesse il posto di un sistema ancora quello che dovrebbe essere proprio liberale. Il 40% dei detenuti è nell'indirizzo, è una percentuale troppo alta, non si può anticipare la pena con un principio costituzionale di presunzione di innocenza. E comunque andando poi sul concreto, noi in un referendum avevamo proposto l'abolizione del discorso della carcerazione preventiva, salvo sgravio, insomma, perché quella deve essere veramente un'eccezione e la pena deve essere superiore ai 4 anni. Prescrizione, l'ho sentito dire dalla parte che mi facevo, se non facciamo riferimento sempre alla Costituzione, al paragrafo di chiesa obbligatoria della protezione penale, così come tutti i reati sono perseguiti, noi non riusciremo a perseguire nessun reato. Perché? Perché c'è una giustizia di classe. Quando c'è un ex comunitario o un tossicodipendente che ha avvocato il proprio figlio, beh, quello sicuramente verrà condannato. Se hai dei soldi e un buon avvocato, credo che può fare bene, come dire, le mani della legge per poter essere condannato a dare in prescrizione. Una prescrizione che vede ogni giorno 450 processi che si vedono in questo modo, quindi questa è un'ingiustizia legalizzata. Come detto, un'amnistia di classe. E noi abbiamo il 70% dei punti e 80% dei uccidi, quindi e andiamo a giudicare se questo reato si sta regolando, insomma, senza considerare i costi enormi che il sistema di giustizia comporta per le famiglie, perché non abbiamo nessuno sulle storie esteri, perché i vari si rispettano, non rispettano, non è degno di fiducia. Io credo coloro i quali mi hanno anticipato in questa bella manifestazione, hanno già detto le cose fondamentali. Io credo che in Italia, qualsiasi ambito non si possa prendere, troveremo delle cose che non vanno. Quindi concentriamoci su pochi aspetti, cerchiamo di renderli comprensibili, battiamoci per farli conoscere, e questa sarà la grossa difficoltà. E vedremo poi chi in Italia mi darà la parola, perché da quando è andata la domanda, poi non fare nessuna riforma liberale. Noi liberali siamo rimasti a loro, anche perché molto spesso siamo molto appassionati a spaccare il culo di qua, quando noi dovremmo trovare dei temi centrali della soluzione della vita del paese, così gli italiani potrebbero scoprire che essere liberali conviene. Grazie a tutti. Penso che sia stato un ambito di pace, ma al di là di queste cose cerchiamo di lasciarci, come dire, in qualche modo, in modo che questa cosa possa avere, se lo vogliamo, una continuità. Per far sì, noi pensavamo di proporre alla vostra attenzione non una mozione perché ricorda vecchi rituali, come dire, ma uno scritto, una specie di noi chiediamo le cose ai partecipanti e chi è venuto a parlare su questo tavolo questa mattina. Fermo restando che, come evidentemente molte cose vanno ancora ribadite nei suoi contenuti, no? Qualcosa si può aggiungere ancora. Io ho qui per esempio un pezzo di mozione in aggiunta che abbiamo portato in questo momento con l'ASIS, adesso poi sono le cose, o prendiamo questa, o la riapriamo. Con il pezzo di Giovanni. Sì. Mi farei di me. Ma se posso dipende da che cosa voglio.
io faccio una proposta che è questa, in aggiunta a quelle che noi abbiamo già scritto qui, cui alcune sono state anche modificate nel corso delle trattative dell'altra sala, e via dicendo, ci riserviamo, abbiamo la possibilità di noi di eventualmente aggiungere delle altre indicazioni, per poi fare alla fine un documento finalissimo. Anche perché poi c'è anche una storia che è propria di metodo, Morelli. Thank you.
presenza dei politici italiani davanti alla parte importante di questo paese. Perché se no poi ci lamentiamo, la stampa non ci riprende, non ci vede, se facessimo qualcosa sull'ospedale, con la Sofia, questi liberali dovrebbero andare silenziosamente davanti a una usura, davanti a un grande nosocomio, come dire, a dire le cose che venivano prima di lei. Lei è una mobilitazione diversa dal mondo liberale, perché se no chi continua a dire noi saremo donna avvertiti dalla opinione pubblica e non presi in considerazione dai grandi mezzi di informazione. Delle proposte che come dire significa rompere dei tabù, che poi quello che dicevo prima, liberando la strada. Se no, bisogna anche prendere la settimana e scambiarci per me.
meglio, non se possiamo uscire, ma se non possiamo uscire con me. No, appunto, che arriviamo a condivisione di qua anche da lavorando, perché tutto per me, poi ce li vediamo anche, ancora in sostanza degli affidamenti, ma sono d'accordo anch'io con l'idea però dal punto di selezionare tra i dei forti, e poi il resto vuol dire sempre. Io, perché se no diventiamo troppo buonissimi nel mercato, non essere troppo buoni. Ma rispondere a Michele, lui mi lascia sul tavolo il documento dei centri milanesi che si sono avanzati. Uno, creare un soggetto politico che sia uno nell'abbraccio Berlusconi Renzi, montata della democrazia del nostro paese. A questo tavolo, questa cosa non serve nulla. Perché va indirizzata a Morelli, non a Salta, fai un documento anche, salta. Che ci devo fare? Creare un partito politico? Che ci devo fare? E quindi è ricevibile come cosa. Scusa Vincenzo, la mia proposta è quella di mandare non tanto un documento generale, ma dei punti che possono entrare in questa graduatoria, oltre i tre sui quali più o meno abbiamo visto che una convergenza c'è. Se potete mandarlo per il documento, perché altrimenti si, cioè perché si fa così? Perché non siamo, smentiremmo il nostro modo di aver impostato le cose oggi. Quindi, se potete mandare dei punti in particolare, certamente con la mail, come si dice, poi entro 10 giorni e dopo 10 giorni entro dei 14 che in qualche modo danno anche un editing leggibile, traducibile, a cui seguirà ovviamente una conferenza stampa. Vogliamo essere buoni così? Siamo buoni così. No, perché siamo in un contesto, questo mi spiace Vincenzo, ma siamo stati qui. Che cosa? Stefania Cuscagni a ricevere il primo punto di Michele, il secondo punto che dice fermare il radicalismo liberale. No, scusa, che cosa devo decidere? No, che cos'è fermare il radicalismo liberale? Recupero da parte dei gestori delle banche di competenza
nell'assistere gli investimenti finanziari legati alla valutazione della loro economicità. Rigorosi controlli da parte degli azionisti, dei soggetti gestori e dei loro emolumenti. È uscita per legge delle fondazioni bancarie dal capitale azionario delle banche, diversificando davvero il loro problema. E questo lo consideriamo tutto. Elezione dei capi di istituto e soppressione degli uffici scolastici regionali. Ridefinizione dell'istituto della prescrizione penale, con la previsione della prescrizione durante l'intera durata del processo, in modo da stimolare il ricorso ai procedimenti deflattivi ed alternativi. Ridefinizione dei presupposti per la concessione della custodia cautelare, prestando attenzione al disegno di legge depositato in Senato 1290. Il ruolo delle autorità indipendenti e i rapporti con il sistema della giustizia amministrativa, abolizione della commissione di bicamerale. A questo accenna. Chiedo scusa, forse due righe da spiegare, non sarebbe male. Che cosa? La commissione antimafia. La commissione antimafia. Sì, poi spiegheremo quando finiamo. Sì, ma proprio due righe, perché sì. Dire che non è a favore della mafia. Ma fate voi, così. I provatori di questi. Basta dire quanto è aumentata la parte perché c'è la funzione di là. I provatori di questa iniziativa si impegnano a monitorare lo sviluppo delle proposte principali, istituendo gruppi tematici per la loro elaborazione e promozione. I promotori si impegnano poi a condividere gli esiti della qualità e a incontrarsi pubblicamente con per verificare lo stato di progressione delle iniziative intraprese. A questa cosa io annoto un documento che mi ha lasciato il giudice sulla sanità, ma adesso comunque non è il nostro punto, il documento mi ha lasciato in via di ma non c'è, che ne ha delle luce da Milano. Bene, allora se su questo c'è convergenza anche sulle modalità successive. Ma c'era una convergenza tra la proposta di Valerio Federico su qualcosa di organizzato, perché anche i medici sono potere di tutta la sede legislativa, dovesse fare appunto sull'analisi della sede legislativa e l'evoluzione che sta prendendo in conto. Ovviamente ci può dire. Potere dell'assemblea elettiva, la consiglio comunale. Un po' corporale. Sì, che sono poi con Antonio. Il suo intervento sulle partecipate rientra nella, c'è stato un intervento di Toscanti prima che parlava della condizione legislativa che era perfetta, figuriamoci quando possiamo andare al Senato, quindi i poteri delle assemblee elettive dal Consiglio Comunale alla Camera dei Deputati, perché attiene poi a tutta la tematica del controllo della funzione insomma. Beh, allora ci potete mandare un testo che ci sarà magari d'accordo, facciamo d'accordo con un po'. Va bene, va bene. Allora, posso, se è possibile, se è uno delle cose. Io mi vorrei dire, dai, perché non mando cinque righe, è un modo tra. Bene, allora, con il vostro consenso, ringraziandovi veramente della partecipazione, speriamo di aver cominciato un nuovo inizio. Grazie a voi tutti.